Buonasera a tutti e bentornati con il terzo appuntamento del PogChamps Italia. Oggi qui con noi abbiamo il Romualdo Vitale di Chess Society e Hank. Ciao ragazzi! Buonasera! Buonasera, buonasera. Buonasera a tutti, cari. Come Siamo va? carichi? Direi proprio di sì, ragazzi. E dai. Oggi ci sono altri due nuovi giocatori che fanno il loro esordio e sono Omiatol e Rubino. Enrico, passo a te la parola perché insomma tu li conosci bene, quindi magari ci puoi svelare qualcosa in più su di loro. Allora, ma che dire, diciamo, Omiatol, sappiamo che ieri ha fatto il coaching con la Botez, Sì, lo abbiamo quindi è bello visto. carico, è bello carico. So che ha un po' di ansiettina, ma è giusto perché è una, insomma, c'è da sfidare persone, quindi non si scherza, però io mi aspetto che farà molto bene, basta che non parta con le sue elucubrazioni e che guardi i pezzi che muove l'avversario e secondo me può fare molto molto bene. Dall'altra parte c'è Rubino, che è uno dei giocatori più nuovi del gioco, quindi io mi aspetto da lui, diciamo, di vedere qualcosa su quello che ha studiato. Naturalmente, e ne approfitto tra l'altro per dire questo, dato che ieri sera anche alcuni in chat dicevano: ma chi è che ha messo Lucy Lane contro Tiz? Allora, funziona così: la fase a gironi distribuisce equamente giocatori di diverso livello per far sì che poi vengano divisi nei due brackets. Quindi, naturalmente, ci sono partite fra giocatori anche di livello molto diverso. Quindi potete immaginare la fase a gruppi un po' come una preparazione verso i bracket che invece saranno molto più equilibrati. Quindi diciamo, naturalmente Rubino, che ne so, stasera è contro Blur, giusto? Ah sì, certo, E Blur sarà un avversario molto tosto, anche se può succedere di tutto, perché abbiamo visto che anche giocatori più freschi come Surri poi si dimostrano essere molto pericolosi. Ci aspettiamo, diciamo, che Blur ovviamente riesca a reggere il colpo meglio, però non è un problema perché tra, diciamo, i giocatori più freschi sul mondo degli scacchi c'è sì Rubino, ma c'è anche Lucy, c'è Lucilla, ce ne sono altri. Quindi questo solo per chiarificare questo punto, perché ho visto che ieri c'era un po' di confusione in chat, un po' di confusione in chat. Al di là di tutto, comunque, sono pronto a vedere un po' di bei brutti scacchi, come piace a me. Dai. Esatto. Bene. E Romualdo, tu ieri sei stato con Alessia, insomma, era la tua prima giornata di diretta. Cosa mi Sì. dice? Quali sono state le Sì. tue impressioni? Allora, devo dire, come ho già detto ieri, che sono stato molto colpito dal gioco di Blur ieri, quindi secondo me anche oggi ne vedremo delle belle. E non vedo l'ora di vedere Omi entrare in scena perché sicuramente la sua esperienza, vista le dirette che sta facendo, sicuramente porterà qualcosa di buono in questa PogChamps. Esatto. Infatti, vabbè, non Romualdo, continua, No, dico, cioè, è scusami. bello anche vedere dei livelli diversi, secondo me, di gioco e capire poi. È una sfida con se stessi capire quanto si riesce a imparare di scacchi, magari sotto la guida di un coach. Esatto, Chiaro, chiaro, esatto. chiaro. E a proposito di Omiatol, ricordiamo che lui ha giocato anche nel Bullet, no? Dove c'erano diversi streamer famosi di fama internazionale e dove si è comportato anche molto bene, vero Enrico? Sei arrivato nono su Esatto. un trentello, nono su un trentello, quindi. Sì. Allora, non so se questa modalità bullet gli sia stata poi così istruttiva. Bisogna vedere a che velocità giocherà stasera. Però Sì. Andrea deve stare attento perché lui di solito gioca a velocità più piccole di 10 minuti e potrebbe avere così tanto tempo quasi scombussolarlo. Bisogna stare attenti, bisogna Sì, stare può attenti. Io sono succedere. molto È curioso. vero, è vero. E tra l'altro anche ieri l'ho visto battere una delle sorelle Botez, lui, Paolo, insomma. Il Paolo, beh, Quindi. diciamo, era un minuto contro 10 Sì, secondi, sì, sì, eh. sì. Vabbè, ma però, se sono comunque dettagli, vale, dai. conta, 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 Però conta. Hanno sempre difeso la bene, bene. bandiera, va tutto bene così. Si stanno allenando. E allora direi che possiamo cominciare con il primo match. Yes, possiamo Allora, cominciare. facciamo entrare i nostri due sfidanti di oggi, Stermi contro Omiatol. Eccoli qui. Bene, direi che Come sono siamo carini, come pronti. sono Sì. carini. Non so se sono. Non so se sono in ansia. Andrea sembra un po'. Sentiamo cosa dice, sentiamo cosa dice. Sì, Io andiamo sono a sempre. Mi sentire. piace sempre origliare. Va a vedere la live. Sì, stiamo ascoltando quello che dice Andrea. Sì.
Stiamo ascoltando quello che dice Andrea. Ok. Ciao! Perfetto, è un contributo notevole da parte sua. Ma... io direi che la partita può iniziare, quindi Romualdo, se vuoi avvertire sì, il boss... ho già avvertito. Eccola. Partita. Eccoci qua, appena cominciata. Iniziata la partita, speriamo che Andrea se ne accorga. Se ne accorga. Sì. Perfetto. Molto bene. Dai, si inizia top, di 4 di 5, gioco molto... Vediamo se adesso faranno qualche Veresov, tipo alfiere G5. L'attacco Veresov è uno, insomma, è un, abbastanza tipico in queste posizioni. Sì. Oppure giocherà diversamente. Dimmi, Romualdo. Lo consiglio ad Hank, visto che è un amante del London. Il Veresov è un'altra di quelle aperturine con D4. Tu ti fai il tuo sistemino e porti a casa la pagnotta. Quindi... Mi documenterò. Approfondiremo anche questa variante. Ok. E... Mister mi sta usando molto tempo per la prossima mossa, Sì. Curioso. Io sono per avere un'apertura più o meno solida e tenersi il tempo. Ok. E 3 ci sta, però blocca l'alfiere, sì, lo sviluppo dell'alfiere campo nero. Già. Sì, sarebbe stato preferibile portare l'alfiere in G5 o magari, sì, almeno fuori, così chiuderlo immediatamente crea qualche difficoltà nello sviluppo, ok. La prima fianchettata che ho visto del torneo, non so se ieri qualcuno ha fianchettato, gli alfieri in fianchetto sono infamissimi perché te li dimentichi, quindi il cavallo trotterella da qualche altra parte, zan zan, c'è l'alfiere dietro, attenzione sì, alle torri, Esatto, attenzione perché gli alfieri sulle grandi diagonali, quelle che passano per il centro, vediamo che effettivamente quando lo sviluppiamo da questa parte si dice che mettiamo l'alfiere in fianchetto. E qua... Sì. Vediamo. Beh, in effetti l'alfiere in fianchetto è molto insidioso, sono d'accordo con te Enrico, perché è un alfiere appunto sulla grande diagonale che quando si ha la possibilità di aprire appunto questa diagonale con qualche spinta come C5 può creare non poche difficoltà all'avversario. C'è da dire, ecco, lo stavi per dire tu. No, che ovviamente essendo fianchettato l'alfiere, se dovesse esserci l'arrocco da quel lato, è indebolita la struttura pedonale davanti al re, quindi sì, potrebbe tornare indietro a morderti questa scelta. In alcuni attenzione, casi l'avversario potrebbe appunto sfianchettare, ovvero portare un alfiere avversario in H6, cioè portare il proprio alfiere in H6, difeso magari dalla donna, cercando di cambiare questo alfiere, perché una volta che sparisce questo alfiere, se il re appunto si arrocca corto, qui abbiamo qualche casa debole che l'avversario potrebbe sfruttare a suo vantaggio, per cui effettivamente c'è sempre un pro e contro, no? Come tutte le cose. Assolutamente, e poi comunque un consiglio per i principianti, quando il vostro avversario fianchetta proprio... Mettete il vostro re dall'altro lato, perché probabilmente, insomma, aspettate che arrocchi corto, e poi buttategli addosso i pedoni. Funziona sempre e dà un sacco di soddisfazioni. Sì, ad esempio, un'idea potrebbe essere, come dice Romualdo, in alcuni casi, mettiamo il caso che il nero stesse per preparare l'arrocco lungo, con una torre qui in H8, un'idea potrebbe essere, per esempio, giocare H5, H4, perché abbiamo il punto di rottura in G3, no? Quindi per cui arriveremo prima, piuttosto... di quando abbiamo un tipo di arrocco con i pedoni tutti sulle case di partenza, dove appunto dobbiamo fare un po' più mosse per andare ad attaccare l'avversario. Bene, e qua Stemmi propone uno scambio, non so esattamente quanto vantaggioso. Più che altro ho notato una cosa: Stermi ci sta mettendo parecchio a giocare alcune mosse. Sì. E questo è preoccupante perché il tempo nei 10 minuti comunque è rilevante. Andrea quasi non ne ha speso praticamente, perché con gli incrementi ha investito soltanto 30 secondi. E comunque ha seguito è stato nel chilling, perché ho detto levo il cavallo, levo l'alfiere, arrocco, il re al sicuro, segue i principi base dell'apertura. Qui è vero che mi ha un po' intruppato l'alfiere a campo bianco, però intanto sta facendo queste cose. Bel outpost qui che si va a prendere Stermi. Sì. Sì, in effetti bisognerebbe capire se qui il bianco riuscirà ad arroccare lungo. Cioè, questa è una cosa sulla quale Stermi dovrà puntare per poi sferrare un attacco qui sull'ala di re.
Vediamo un po' Sì. C'è come andrà. da dire adesso, allora, l'alfiere per fortuna è ancora in H3 perché altrimenti poi si crea una debolezza intorno alle case dell'arrocco, cioè diventa una groviera praticamente la posizione perché G2, H3, F3 sono tutte case bianche e non possono essere difese da pedoni, quindi sono facilmente attaccabili. E io ho visto che Stermi anche nello scorso match, negli scorsi match, ha cercato di giocare solido, quindi D4 senza eccedere troppo, magari non gioca E4 cercando di aprire la posizione, quindi sicuramente cercherà di controllare, appunto, l'ho fatta 4, però comunque cioè non fa mosse troppo dirette, ecco, cerca di non sbagliare. Sì, qua ha fatto uno scambio di cavalli che secondo me non è particolarmente interessante, sia perché il cavallo stava bene dove era, sia perché per farlo arrivare lì ha investito due tempi, e sia Vero. perché facendolo catturare ha sviluppato la donna avversaria. Sì, in effetti, cambiare quel cavallo non è stata una buona idea. Il bianco qui, se vuole cercare di attaccare, devi tenere più pezzi possibili in gioco. E ha un po', facilitato lo sviluppo del nero, perché comunque, cioè, il nero ha un pochino di svantaggio di spazio, per cui questo cambio sicuramente lo favorisce. E qua, ok, sposta la donna, la mette in C6, forse non gli piaceva, no? Restare sotto l'inchiodatura, comunque il tiro dell'alfiere avversario. Per cui, ok, vediamo cosa intende fare adesso con donna C6. Perché in effetti qui bisognerebbe forse coordinare un po' meglio i pezzi. La donna in C6 non mi piace perché magari mi sarebbe piaciuta più in E7, dove si potrebbe appoggiare anche un'eventuale spinta del pedone in C5, ad esempio. Invece così mettersi davanti. Aia. Però ha avuto ragione perché l'avversario ha Aia. fatto B3, quindi. B3. Fatto, Abbandona il povero ecco, cavallo. ecco perché insomma. Sì. Ma vogliamo sentire Ok. cosa pensano i due Sì, giocatori in andiamo a questo vedere Stermi momento? in questo momento allora. Sentiamo un po' cosa dice. Vabbè. Non la Ok. Ah, vede. ma non l'ha vista neanche Questo. Andrea. Non l'ha Non la vede. vista. Attenzione. Gli dà quindi il tempo. Andrea non vede il pezzo appeso. C'era il cavallo in C3 che Esatto. era indifeso. Avrebbe preso con scacco. Se n'è accorto, se n'è accorto? Se n'è accorto Mi sa adesso. che se ne sentiamo Sentiamo. anche lui. Non dà segni di vita. Aia, attenzione, Ah, rimani no, in presa. continua a rimanere in presa, Adesso però lo cattura, esatto, adesso lo credo che cattura. adesso non perdonerà. Vediamo. Sì, infatti. Eccolo. Prende di cavallo. Ok, Mette sarebbe stato sotto. forse meglio di donna, così da fare scacco e da... Poterla far tornare Sì, indietro. esatto, però comunque in ogni caso stiamo attaccando la donna, per cui abbiamo il tempo di salvare anche la torre in F8. Sì. Questo in realtà, anche se cioè, a gioco corretto sicuramente catturare con la donna con lo scacco è più strict, forse Stermi potrebbe non accorgersi di questa ulteriore minaccia, quindi Sì, potrebbe vediamo. starci. Sì. Ragazzi, ricordiamo che abbiamo da ieri attivo il contatore sulle donne in presa, quindi vediamo, adesso c'è una donna in presa, Stermi la lascerà o la sposterà? Vedrà la minaccia? Quantomeno non l'ha messa lui questa, cioè, Ah, sì, già è esatto. qualcosa, già è Sì, qualcosa, eh. già contiamo Vediamo, vediamo. 0,5 allora, dai. Tanto vedo in chat che i modificati scrivono Hakimi maggiore Nakamura. Io non mi sbilancierei così tanto, ma per ora sta giocando bene, sta giocando bene. E sì, vediamo Stermi che sta prendendo comunque un po' di tempo qui per Sentiamo se ha decidere. qualcosa da dire. Sì. Vediamo. Non molto silenziosi, eh. Sì, molto concentrati. Ecco che la Sposta la difesa. donna, perfetto. Molto bene, molto bene. Romualdo, tu hai seguito Stermi, vero? Ho seguito Stermi, sì, e a me piace il fatto che essendo un pro player di FPS, abituato alla competizione, quindi ha proprio quell'atteggiamento secondo me giusto, no, per poter migliorare velocemente in qualcosa di nuovo. Anche perché appunto si deve abituare ovviamente ai nuovi giochi che escono, magari le nuove tendenze, e quindi ha questo spirito, questa forza propositiva. Giusto. L'ho visto molto volenteroso e mi ha detto sempre di non sbagliare, che è una cosa secondo me un po' sbagliata paradossalmente all'inizio. Cioè, gli errori servono perché facendoli poi si impara qualcosa, quindi è importante giocare all'inizio e analizzare le partite, magari anche con l'aiuto degli strumenti che mette a disposizione chess.com, in modo da poter capire quali sono i punti dove ho sbagliato in questa partita, perché ho perso, cosa posso fare di diverso la prossima volta. Sì, e
Poi, non so come dire, cioè, sbagliare, può avere diverse connotazioni negli scacchi, cioè non fare la mossa più giusta non è necessariamente un errore, anche perché l'engine ha un modo di ragionare un po' a volte criptico, no? Cioè fa delle Sì, mosse poco umane. esatto, su questo Quindi a sono volte d'accordo. anche non fare la mossa più precisa, ma fare una mossa che poi può risultare in una trappola, in un qualcosa che dal punto di vista umano mette sotto Sì, pressione esatto, l'avversario. cioè il segreto è proprio quello di mettere sempre sotto pressione l'altro, cioè creargli sempre problemi, cioè e così effettivamente poi a lungo andare l'avversario può inciampare in qualche brutto errore. E qua, gioca E5. Qui forse dà qualche chance, vediamo. Ok, l'idea di aprire la diagonale è molto interessante, la diagonale di questo alfiere cercando, no, di rompere qui o magari sperando che l'avversario catturi così da aprire questa diagonale, però poteva prima spostare la torre al momento in presa, metterla in E8, così da preparare questa spinta senza dare nulla all'avversario. Sì, io devo dire, di Andrea apprezzo, perché conoscendolo, apprezzo che abbia preso il tempo di scegliere una mossa, qualunque essa sia, perché questo è, Sì. cioè, mentre si può migliorare su che mossa scegli, è più difficile migliorare sull'attitude, quindi bravo Sì, Andrea. vero. Per quanto, bah, secondo me la mossa non è malaccio, perché diciamo apre possibilità di trade di questi Sì. alfieri, Andrea più 3, scambiare e si va easy peasy verso un finale con un pezzo in più. Ricordo che scambiare i pezzi quando si è in un vantaggio sostanzioso, poi naturalmente a livelli più alti bisogna considerare anche la posizione, perché, però diciamo una buona regola è che quando si è in un vantaggio, un più 2, un più 3, scambiare i pezzi conviene perché meno pezzi ci sono sulla scacchiera, più sono rilevanti quelli che rimangono e quindi se ne hai di più è meglio. Ecco qua. Sì, e qui Vero. Stermi non si lascia sfuggire l'occasione, quindi prende la qualità e continua a cambiare pezzi. Ok, qui una delle idee che comunque poteva avere Andrea nella spinta del pedone 5 è il fatto che l'avversario è ancora al centro, esatto, quindi aprire delle linee, questo poteva essere sicuramente un'ottima idea. E qua Sì. Stermi Qui subito provvede. anche l'idea di alfiere B4 mi sembra interessante. Prima ovviamente sarebbe stata più forte, Sì. però mette pressione sulla donna, insomma, poi il cavallo torna in E4, i pezzi del nero sembra che prendano vita, che trovino una collocazione naturale molto, molto buona, quindi adesso c'è veramente una possibilità da parte di Omi di andare all'attacco. Poi Giusto. fatti cavallo E4. Ci piace, anche Eccola. se leva il bar, a me piace perché dà fastidio, dove metto sta donna, così. Poi guardate la differenza di tempo, è qua Ah, sì. iniziamo a essere in una zona dove, insomma, rompere è già una buona strategia. Sì, e Sì. poi ricordiamo che comunque Omi nel bullet è avvantaggiato, quindi nel Esatto. caso in cui vadano entrambi in Zeitnot, no? Quello che si dice essere a corto di tempo, è chiaro che l'ago della bilancia potrebbe pendere violentemente verso di lui. Giusto. E qui sì, cavallo E4 crea comunque un altro problema perché attacca nuovamente la donna avversaria, l'avversario adesso deve assolutamente difenderla. E sì, poi ci sono quelle mosse un po' più nascoste, no? Come appunto suggeriva prima Romualdo, alfiere B4, che minaccia poi di fare magari delle scoperte e quelle a volte possono essere ancora più insidiose. Qui donna E2. Ok, vediamo. Donne Ovviamente, più due. si cambieranno pezzi, più sarà difficile trovare qualcosa che cerchi di sbilanciare la posizione. Quindi, Stermi, se vuole rimanere in partita, deve evitare il più possibile i cambi e cercare di organizzare i pezzi pesanti in modo da trovare un obiettivo d'attacco e poterlo conquistare, diciamo. Esatto. Qui tra l'altro abbiamo due pezzi leggeri, cavallo alfiere contro torre, che solitamente dovrebbe favorire chi ha due pezzi leggeri. È anche vero che man mano che ci avviciniamo verso il finale, le torri possono avere insomma qualche chance in più di reggere rispetto ad un medio gioco dove i due pezzi leggeri, che solitamente sono quelli che giocano di più, no? Mentre le torri fanno un po' più fatica ad entrare in gioco, sono molto molto più pericolosi. Vediamo, cavallo alfiere G7, adesso sta facendo pressione sul Ecco, pedone lo D4. sapevo che Ah, avrebbe gna fatto un finire, stavo gnai. E giusto per dirlo. adesso ragazzi, vediamo se Homiatol catturerà e l'ha Lo fatto vede in subito, ieri ha G3. fatto E fa subito. un bell'attacco Allenamento di tattica, doppio. per Sì. forza. Le tattiche, Il Alessandria. puzzle rush, puzzle battle, Ciao, ciao. sì, è stato veramente forte. E qua cavallo per G3.
Sì. Poco da fare qui, poco da fare. Sentiamo se dice qualcosa, se è contento. Sono Tutto veramente. da Sembra. So, il torneo dei candidati. sé. Eh sì, Sentiamo infatti. Stermi. Mi sa che io non lo posso mangiare in nessun modo. Giusto. Zio Pieravici. Oh, c'è Andrea che sta dicendo qualcosa. Attenzione. Non guardare la chat è veramente difficile. Cioè, è difficile perché sono abituato a leggervi. Ci sta, è Sì. vero, è la prima volta che gioca con le Esatto. emozioni. Attenzione, il Ah, contrattacco. donna 6. Sì, attenzione, qui c'è Gradevole, la torre C8 gradevole. che non è difesa. Vediamo se ci dà qualcosa Incredibile. sul ragionamento, sentiamo. Io la prendo. Ah, ai ai ai. Se la sua intenzione è di prendere la torre in F1, non è proprio No, forse la infatti. No, cosa perché migliore. di là allo scacco, Esattamente, Stermi. prende con scacco. Prende con scacco e si mangia pure il cavallo e va sopra di qualità e Esattamente. si rovescia la posizione. Dovrebbe esserci uno scivolone qui da Andrea, vediamo. È ancora complicata perché magari cade qualche pedone, il re è un po' esposto, però effettivamente dà molte chance al bianco un eventuale cavallo per F1. Ah, Ah, infatti, ok, ok. la difesa. Sì. Ovviamente adesso anche torre, o torre D1 o D per E5, perché bisogna capire questo pedone come difenderlo. Se gli lasci prendere in D4 poi si apre violentemente la diagonale dell'alfiere in Sì. G7 e diventa tutto pericolosissimo. Quindi in qualche modo bisogna Sì. controbattere. Sì, probabilmente torre D1, torre F D1 che difende la torre e allo stesso tempo il pedone D4. Sì. Invece va in F2, attenzione perché Sì. F2 si mette su un'altra casa nera insieme all'altra torre, questo alfiere che potrebbe arrivare in D4, fare delle Se li inchiodature, mangia, insomma, infatti, qui alfiere è D4. tremenda, infatti sono entrati Come proprio in questa previsto, linea. sì. Adesso sono attaccate entrambe le torri, in più la torre in Esatto. F2 non si può muovere, quindi diventa Ah, e veramente complicato qui. difendere. Ok, Stermi si disinteressa di entrambe le torri. E sì, giustamente Andrea mangia tutto. Ok. Re G2. Vediamo il cavallo in presa. Qui Andrea deve, diciamo, solo più fare il compitino. A questo punto il Sì. vantaggio è veramente sostanzioso. Però devo dire, Stermi ha giocato parecchio meglio rispetto alla prima partita. Quindi Sì. anche in solo 2 giorni, se ci, diciamo, ci sono veramente tante differenze. Intanto c'è un matto in Esatto. 10 che non dubito Andrea abbia calcolato. Attenzione, E torre 8 fortissima, intrappola sì, la e donna, una infatti mossa qua ha guadagnato anche la donna, qua c'è incredibile. poco da fare per Stermi. Bravo. E comunque sì, è vero, Enrico, ho apprezzato donna 6 di Stermi perché è andato al contrattacco, anziché difendere subito, e quello è, insomma, da lodare. Sentiamo se c'è qualche commento in questo momento. Andrea. Ok, devo solo fare la pezza pulita. Non mi sembra preoccupato, Sì, sì, Stermi. sì. Muove Mi sa un che pochettino il re, qui ma. intende andare a promozione. Ecco, qua bisogna buttare allo stallo. Quindi ci si fa mangiare tutti i pedoni e si spera, si incrocia le dita che insomma si Esatto. arrivi Ed è a quello che sta facendo una posizione. Stermi, probabilmente. Sì. Vediamo. Deve dare assolutamente Ecco, pedoni. infatti, sì, che poi è una cosa di cui abbiamo parlato dopo il match Esatto. precedente, Beh, dove era rimasto ottimo. proprio con un pedone, quindi ho detto, E quindi questa fateli cosa. mangiare. Eccolo. Ecco, ok. Ok, attenzione, perché con 2 donne, se va a promozione, Sì, anche si perché rischia. Andrea sta giocando molto veloce, quindi Sì, è un po' premessa, pericoloso questo attenzione. in posizioni del genere. Ok. Sì, è abbastanza probabile, diciamoci la verità. Il Ok, rischio c'è. immagino che lui sappia Ah. qual è il rischio qui, quindi. Se continua a dare scacchi è sempre tranquillo, Esatto. ecco. Sì. A meno che non appenda la donna in qualche modo, ma direi che qui con il solo re non si può fare molto. No, Vediamo ma un anche se po'. perde la donna, purtroppo il Ah, qua vantaggio è c'è così matto in due, eccessivo ragazzi. che. Eh sì, adesso sì, questo lo Eccolo, vede per questo forza. lo vede sicuro. Donna Bravo 6, Andrea, 2, bello! matto. Bravo, Bene. bravo. Smutiamoli, sentiamo cosa hanno da Esatto. dire e smutiamoci anche noi su Discord e ci mutiamo qui. Dai, un po' me la son giocata. Come Ciao on. Mi. ragazzi. Ciao. Ciao. Allora. GG, Omi. Good game.
Mi hai messo in difficoltà, devo dire la verità. Se Ma non ho capito, c'è ci qualcosa che non va con i sentite? microfoni, forse? Ah, Mi sentiamo, mi sentite? ci siamo. Sì. Dicevo, complimenti a tutti e due perché, vabbè, Andrea hai giocato bene, ma Stermi ha giocato anche, secondo me, molto meglio rispetto allo scorso game, quindi improvements È molto rapidi vero. da parte sua. Grazie, E c'è da dire che ha anche ragazzi. arroccato, quindi Esatto. Esatto, attenzione. per la prima volta, piano Il piano, dai. primo arrocco. Sì. Bello. E poi mi è piaciuta molto, come dicevo anche durante i commenti della partita, donna 6 quando sei passato al contrattacco, che non hai difeso immediatamente la torre in F1, ma in A6 sei andato ad attaccare la torre avversaria in C8. Sì, cercavo un metodo alternativo per non Sì. farmi rubare o la regina o la Ed è torre, quindi ho stata detto, veramente provo un'ottima un mossa, attacco. davvero. E poi anche che subito, insomma, ho imparato quello che Romuald ha detto durante una delle vostre ultime lezioni, che alla fine, quando hai visto che ormai la partita era andata, hai cercato di dare tutti i pedoni. Quindi ottimo anche Sì. quello, perché comunque sì, hai cercato di fare al meglio, insomma, di mettere a frutto al meglio quello che hai imparato in questi giorni. Sì, grazie coach, spero di... Spero, piano Grande, piano, grande. piano piano. Sì, infatti, si fanno piccoli passi ogni giorno e si migliora, così si... È Bene. normale. Omiato, il Io ho tuo una domanda per invece... Omi, Vai, vai, Enrico. infatti. Cioè, Vai, Romualdo. allora, quando sei entrato nella posizione con i donna e tutti quei pedoni, ti sei un po' preoccupato per lo stallo oppure eri super tranquillo? Sì, no, non sapevo più cosa fare. Ero tutto in ansia perché volevo attaccare la torre, ma non andava da nessuna parte quell'alfiere lì. Boh, non lo so, erano le mie robe, ma... No, dico, Ecco, in quel esatto. caso, cosa avrei dovuto fare io? Cioè, per non andare, per riuscire a cercare di andare in patto, non sarei dovuto andare a bordo della scacchiera? Esatto, verso il Sì, bordo e quindi esatto. cerchi di non avere più case, però di non essere in scacco, se vuoi Sì, tentare lo stallo. sì. Sì, però Andrea ha cercato sempre di dare scacchi, che è il modo Sì. più semplice per evitare la Sì, pappa. solitamente verso il bordo e anche verso l'angolo, quando ci sono le donne, perché ci sono delle case veramente dove la donna deve stare molto attenta ad andare. E poi Omiatol, esatto, quindi appunto, vabbè, ovviamente lì eri praticamente in... cioè, stavi dominando, no, la partita alla fine. Hai avuto paura per un attimo, come ti chiedeva Romualdo, di fare qualche stallo. Ti ho Sì, visto che sei ma andato spedito. l'ansia del torneo mi ha preso un po' Sì, e sì, 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 sì. Tra l'altro quando... ti stiamo seguendo e insomma abbiamo visto che ti stai allenando tantissimo, quindi veramente Il grande. fatto è che Ottimo. prima era tutto a caso ma veloce, nel torneo Bullet ora è tutto Sì. Sì, pensare al massimo. hai fatto Bene, bene. bene, hai fatto bene. Hai usato il tempo saggiamente quando c'era bisogno. È finito pure con 6 minuti, quindi puoi anche usarlo di più. Sei nel chilling, sei nel chilling. Comunque, complimenti ad entrambi e quando volete, insomma, ci prepariamo per la prossima partita. Mi alleno un po' e ci sono. Sì, hai un minuto. Ok, quando volete comunque. Sì, Bene. guarda, vado. Puoi andare in bagno, so Ok. che. No, sono pronto. Ok, Anch'io. perfetto. E Sei allora pronto? state pure su questa schermata e parte fra qualche istante. Esatto. Vabbè. Buona fortuna. Sì. Grazie. Buona partita, Good luck ragazzi. and have fun. Bene. Eccoci Allora. qua, eccoci qua. Sì. Allora Vedete, devi attendiamo smuttare anche l'inizio. dallo Zoom. Ah, E sì. ci siamo. Esatto. Ah, è partita, è Ok, partita. attendiamo, eccoci qua con la prossima Ok, colori partita. invertiti. Vediamo Esattamente. se l'esito sarà lo stesso. Devo dire, con un errore in più da parte di Andrea e un guizzo in più da parte di Stermi, si può ribaltare la situazione. Sì. Sono più vicini del previsto. Sì, Ricordiamo che vediamo. Stermi deve vincere se vuole andare ad Armageddon, altrimenti Omi, con la vittoria della partita precedente, vincerebbe il match 3-0. Esatto, Quella che ragazzi, io sono curiosa di vedere anche al momento come la classifica per quanto riguarda il gruppo A. La mostro un attimo a video. Qui, come vediamo, c'è praticamente Ivan Greco che ha 2 in questo momento e poi Stermi ha un punto che ha ottenuto tra l'altro allo spareggio. Sì. Esatto. Bene. Ok. Ah,
Andrea insiste nel fianchetto, ragazzi. È la sua strategia, è la sua strategia. Bene, bene. Starmi adesso uno Ok. sviluppo molto, no, Sì. regolare. Mi Cavallo piace. d'alfiere, adesso magari arrocca anche. Ecco, il problema della partita precedente, se ce n'è stato uno, diciamo, nell'arroccare, è stato aver spinto molto i pedoni davanti al suo re. Esatto. Quindi questo chiaramente ha creato dei buchi che poi sono stati appunto sfruttati. Però in questo caso, se arroccasse corto, non avrebbe problemi, secondo me. Anche perché Omiatol in questa posizione porterà probabilmente il re sempre dal lato di re, quindi arroccando corto, e quindi la posizione sarebbe abbastanza equilibrata. Sì. Alfiere G2. Ah, F3 è arrivata. Sì, questa è una mossa che, come insomma, ho avuto modo di dire in più occasioni, è un po' pericolosa perché adesso ho proprio dato via libera a questo alfiere su questa diagonale A7 G1 che veramente, insomma, è molto molto forte. E per il bianco non sarà semplice arroccare corto. Sì, vero, vero. Dovrà preparare D4, magari fare cavallo E2, C3, poi Sì. D4, però sarà comunque complicato. Esatto. Sì. Ecco Vediamo. perché il pedone F in F2 non si tocca mai, ragazzi. Sì. Neanche per sbaglio. In genere, sì, prima di arroccare è difficile, insomma, vedere questa spinta. Ragazzi, vedo che in chat discutete sui punti di Tiz. Tiz ha 6 punti perché è vero che Esatto. contro Blur ha fatto 1,5, cioè una vittoria è una patta, ma 1,5 è maggiore di 0,5, quindi il match è vinto da Tiz, pertanto guadagna 3 punti. Sì. Naturalmente poi vabbè, ha fatto 2 win contro Lucy, quindi anche lì 3 punti, 3 più 3 fa 6. Ecco Esatto. spiegato, ecco spiegato. Questa. Colgo l'occasione proprio per ricordare come vengono assegnati i punti. Appunto, la vittoria del match, quindi al termine delle due partite, vengono assegnati 3 punti per chi vince il match, immediatamente, quindi senza andare agli spareggi. 0 per chi perde, mentre 2 punti per chi vince il match andando all'Armageddon, che è appunto lo spareggio, e 1 punto per chi perde all'Armageddon. Questo, insomma, è il sistema di assegnazione dei punti durante questa prima fase, che è la fase a gruppi. E quindi sì, Tizza, avendo vinto 2 partite, appunto si trova a 6 punti. Bene. Sulla partita qua, Stermi, seguendo le regole, adesso secondo me arroccherà poi, seguendo le buone regole, guardate qua, ha preso controllo D5, del centro, ottimo. mentre Andrea ha fianchettato, quindi ha perso un tempo in più per spingere G3. E ha indebolito con la spinta F3, ha toccato pochi pezzi, quindi a quanto pare Stermi ha posizionalmente il vantaggio. Questo, diciamo, dobbiamo vedere. Quando scatterà la battaglia, cosa succederà? Però sulla carta, al momento Stermi, con il suo controllo del centro, sembrerebbe essere in vantaggio. Esatto, e sì, anche con quest'ultima mossa ha preso proprio il possesso, no, del centro di 5 con questi due pedoni. Sta giocando come se fosse il bianco, no? In un certo senso, quindi Sì. bene. Sì, in questa posizione adesso la minaccina secondo me di Stermi è proprio mangiare il pedone in E4, perché poi sulla presa del pedone F avremmo cavallo G4 che minaccia un alfiere F2 e un cavallo Sì, F2 e un quindi la matto alla posizione diventa donna. molto complicata, sì. Sì, Sì, esatto. Quindi è molto divertentissimo. complicata la posizione. Se trova questa mossa, visto che ha voluto subito reagire al centro, potrebbe andare in vantaggio. Sì. Vediamo, Forse vediamo. avrebbe potuto arroccare prima, no? Per essere un po' più, come dire, un po' più scolastico, perché Sì. così sposta il re dal centro e poi lo apre, e quindi i pezzi possono fluire Sì. con più forza. Però anche così, diciamo, visto B3, no? Che è una scelta molto, molto tranquilla, sicuramente Sì. D per E4 adesso si può Esatto. cavalcare l'onda. Sì, di B4 qui è veramente fortissima. Cioè, qua Vogliamo rischia. Esatto, sentire cosa dice Omi? Sento che sta vediamo parlando. se questa posizione gli piace. Invece ha giocato alfiere 6. E sì, questa mossa. Allora, il fatto è questo: è che quando a volte non abbiamo ancora le idee chiare su dove sviluppare magari proprio questo alfiere campo chiaro, no? È meglio non svilupparlo subito, anche perché la strada è aperta, ma ci sono cose ancora prima più importanti da poter fare, come l'arrocco e eventualmente cogliere questa occasione. Mentre questo poteva aspettare, perché magari potrebbe servire anche mettere una torre sulla E dove difendere il pedone 5, per dire. Quindi comunque quella casa è un po' particolare. Ho sbuttato Stermi, vediamo se dice Sì. qualcosa sulla prossima mossa, perché qua i tempi sono più vicini rispetto alla partita di prima Sì. e Stermi deve trovare il coraggio di premere il grilletto qua, deve Sì. calcolare, sta
stabilire cosa può giocare, cosa può giocare. Qui vero. Si fa spaventare. Eh sì, qua avrebbe dovuto quantomeno cambiare, anche perché il problema di Andrea è proprio il fatto di avere il re al centro. Quindi sì. Adesso tra l'altro lascia il pedone 5 e questo sì, potrebbe dare delle chance per riprendere la partita al bianco. Vediamo se Andrea si accorge di questa debolezza. Sì. Però c'è da dire che Starmie migliora ogni partita. Ha fatto uno sviluppo prima di, diciamo, prima della D4 del bianco alfiere B6, ha fatto uno sviluppo molto buono. Ha messo tutti i pezzi leggeri al centro, ha arroccato, ha fatto le cose che doveva fare. Quindi sicuramente è un giocatore che durante questa POG evolverà e quindi vedremo insieme come il suo gioco cambierà in positivo. Esatto. Oh yes. È andato a prenderlo questo pedone indifeso comunque. Ok, si è difeso il cavallo. Molto sulla difensiva, molto sulla difensiva. Torna indietro, però in effetti quel pedone là... Il problema è che adesso c'è per D5, no? C'è una bella forchetta ai due pezzi. Difesa. Secondo me la vede. Sta per diventare problematica la situazione del nero. Vediamo. Ma diciamo il vantaggio posizionale ovviamente è molto più... Ecco qua, perfetto. È molto più difficile incassare sul vantaggio posizionale perché richiede di vedere delle robe un po' più complicate, no? Rispetto al mero vantaggio di pezzi, quindi non era... Non è facile. Non era banale, non era banale. Però intanto kudos a Stermi che ha fatto una signora apertura. Sì. Diciamo, io se volessi fare l'ingordo, proverei a fare... Veramente se dovessi fare cercare dei trucchi, perché poi no, adesso con un pezzo in meno diventa anche difficile da gestire. Proverei a fare donna G5, per esempio, con l'idea di andare in E3 con la donna. E proprio di andare sull'aggressività estrema. C'è un'idea di questo tipo, donna G5, donna E3, e magari tentare qualche entrata in F2 e infastidire il re bianco, che... obiettivamente ecco adesso attenzione donna H4 ok che può ancora H4. Difendere mettendo il cavallo però attenzione donna H4 alla fine come dicevi tu Romualdo qua il nero chiaramente sta perdendo in questo momento però ha ancora delle chance dovute proprio alla presenza di questo re in E1 che è praticamente aperto sulle case nere. Quindi questa è un'occasione che potrebbe cercare di sfruttare a suo vantaggio seppure la posizione a gioco corretto, insomma, sia a favore del bianco. Sentiamo un pochino cosa non so se stanno dicendo qualcosina. Eccolo che arriva. Attenzione! Donna H4, donna H4 ancora una volta, donna H4 è molto forte. Adesso perché... adesso sì perché non c'è più cavallo G3, avendo avanzato il pedone, adesso il cavallo non ha più l'appoggio in G3. Subito! Ed è arrivata, wow! Subito! Attenzione, se Omi va col re in F1 si becca matto in una. Clamoroso. Quindi pericolosissima. Sentiamo. Attenzione! Attenzione! Ha fatto il ragazzi! Non ci credo! No, l'ha mancata! Che tarantella! È andato subito a prendersi il pedone. Adesso no, sentiamo le voci. Dobbiamo sentire le voci perché se dicono qualcosa se ne accorgono. Hai ragione. Sono entrambi... Possono parlare entrambi, non tra di loro naturalmente. Sentiamo un po'. Sì. Ecco, l'ha vista, giustamente. Sì. Attenzione, abbiamo sussultato, c'è grazie, stato veramente un momento. Fish. Ha fatto solo fallo. Vogliamo tradare, Omi? Ovviamente il cambio qui non è conveniente, anche perché aveva una chance di matto proprio perché aveva la donna. Se cambi vogliamo le donne, tradare? Vediamo che decisione prende, quindi è interessante anche capire come ragiona adesso. Ecco, accetta lo scambio. Peccato, appena lo scopre, perché lui non lo sa ancora, eh. No, infatti. Da qui la sua tranquillità, tra l'altro. Sì. Forse è meglio così, altrimenti sapere di aver perso quell'occasione sarebbe... Dopo quando la vedrà, però, secondo me... insomma, non sarà bello scoprirlo. Ok.
Arriva un altro scacco. Sì, proprio da quell'alfiere. Su c3 c'è cavallo d3. C3 è una mossa che sembra naturale, no? Difendere col pedone. Mm-hmm. Arriva un bel doppio, quindi si può recuperare anche un mm-hmm. pezzo. Sì, io vado subito sulle minacce, no? Fare un po'. Attenzione. Mm-hmm. È anche vero che da lì il cavallo farà un po' di difficoltà ad uscire, ma in realtà arriverà anche una torre sulla colonna. Ecco, attenzione! Ecco. Io l'ho chiamata, attenzione. Esatto. Oggi Romualdo le sta prevedendo tutte. Sì, oggi ragiono come loro. Attenzione, sì, arriva cavallo d3. Ottimo. Da come attacca sembra essere lui quello in vantaggio. Sì, infatti, vedi come i pezzi del nero sono ben disposti anche, no? Adesso sì. Col cavallo in D3, il nero arroccato, ha fatto le cose giuste, però peccato non ha avuto quella spinta che gli permettesse di... Dai, andate in F1. Ok, io probabilmente avrei preferito re D2, in modo tale che quando il cavallo avrebbe catturato in B2, con il re in C2 questo cavallo è praticamente dominato, non ha case dove andare e... Insomma, sarebbe praticamente perso lì. Invece così gli diamo chance di ritornare indietro. E qua, adesso ragazzi, la situazione si sta di nuovo ribaltando, stavolta a favore del nero. Mm-hmm. Sì, adesso torre D8 fortissima, porto la torre sulla colonna aperta e attacco il cavallo, attenzione. Qua il coach e lo studente. Ma Stermi non è che migliora di partita in partita, migliora durante la partita. Veramente, se Stermi avesse cominciato ancora prima, non oso immaginare, no? Cosa avrebbe potuto fare in questa POG, che comunque è ancora tutta aperta, quindi veramente complimenti. Mm-hmm. E... Assolutamente. Qua, sì, il cavallo deve essere... Ok, ma... E qua c'è un trucco, ragazzi. C'è torre per D4, anche alfiere per C3 subito, ancora più alfiere forte. Alfiere per C3, sì. Alfiere per C3 che attacca entrambi i cavalli. Mentre in caso di torre per D4, cioè, si prendono due pezzi, però beh, l'altra è molto più forte, torre per D4 per poi prendere l'alfiere in D2. Quindi, insomma, qua... Torre C4 secondo me la vede. Tattica. Sentiamo se dicono qualcosa, ma... Mm-hmm. Andiamo a sentire. Beh, io ve li smuto un po' a caso, perché parlano poco, quindi appena vedo le bocche, vado. Se li sentiamo, ci zittiamo noi. Cosa vuole fare? Mi ha capito. Alfiere di mi ha capito lo stermone. Perché ha visto la minaccia del pedone in C6 e ha detto lo difendo. Sì, ci sta, sì, alla fine non è ottima come alfiere per C3, però va comunque bene. È comunque molto bene qua. La partita è veramente riaperta per l'ennesima volta. Qua il materiale è in pari. Ricordiamo che pochi istanti fa c'è stata un'occasione pazzesca per lo stermone, che purtroppo non è stata colta. Uh-huh. Intanto continua a muovere i cavalli Andrea, cerca di portarli avanti e il tempo è quasi pari. Esattamente. Sì. C'è equilibrio, sì, anche sul tempo. Andrea è disperato, Non so cosa... si vede proprio. Non so cosa veda lui distrutto. Perché non so cosa veda lui perché in realtà vado a sentire, vediamo. Dice è colpa mia. Non so esattamente cosa abbia visto, nel senso che non è che sia cambiato granché rispetto alla precedente mossa. Cioè non saprei. Ok, torre ha portato la torre sulla E. C'è anche da dire una cosa, che all'interno di una partita ti può spesso capitare di fare un errore, di accorgertene. Però questa cosa non deve lasciarti abbattere, ed è una cosa molto difficile riuscire ad andare avanti nella partita nonostante magari qualcosa sia andato storto. Esatto. È più comune di quanto sembri, però un'abilità dello scacchista sta proprio nel capire, ammettere che è sbagliato. La situazione si complica un attimino. Esatto. Avevo una cosa in mente, non è andata esattamente come volevo. Ci può stare, non mi abbatto, vediamo che cosa succede. Ma c'è proprio sintonia, ho usato anche la parola abbattere, Romualdo. Sì.
Che poi in realtà al momento è in vantaggio Stermi, sì. Non lo sa, perché esatto. Andrea, le sue torri non stanno facendo niente, il re è ancora semi esposto, l'alfiere intrappolato dai suoi stessi pezzi, quindi in realtà l'attività del nero è molto più, molto migliore. E infatti è proprio così, e quello che deve continuare a fare Stermi è portare i pezzi in gioco, il nero e il bianco a sua volta deve cercare anche di uscirne un po' da questa posizione. E qua, sì, veramente, ok, giocare F2 per mettere in comunicazione le torri, e ci sta. E poi sì, mi volevo ricollegare al discorso che stavo facendo di Romualdo. Ah, ma no, pezzo in presa. Aia, peccato. Che peccato, ragazzi. Non si accorge del cavallo che può andarlo a catturare. Sì. Avrebbe potuto fare alfiere per E4, mangiarsi quel cavallo e poi dopo prendere in C3. E così avrebbe avuto un vantaggio dignitosissimo. Sì, poi, poi magari... Che peccato. E sì. Diamo lo smuto, ma... Forse non se ne accorge. Che sta pensando? Non se non ne lo accorge. Vede. No, attenzione, ragazzi, c'è un pezzo sotto. Adesso... Le lascio... Ma che faccio? Attenzione, lo vede. Ragazzi, è qua. Vabbè. La partita sta per crollare, vediamo. Attenzione. Qua basterebbe uno scacco. Sì, basterebbe dare uno scacco, esatto. Riuscire a portare l'alfiere in D3 e sarebbe matto. O anche un cavallo in D2 in qualche modo, per esempio una mossa cavallo C4, minaccia cavallo D2 e se il bianco cattura il cavallo c'è alfiere per C4 matto, perché questi due alfieri cavallo sono C4. Potentissimi abbinati alla torre. Pazzeschi. Fortissimo. Ho sbagliato pure a prendere il cavallo, vabbè. È andata così, è andata così. Questo ovviamente... ragazzi, non è colpa mia. Attenzione, attenzione. Ma tra l'altro cavallo C4. Beh, per i vegani, ho sbagliato. Senza uovo. Non tutte le ciambelle vengono con l'uovo, ragazzi. Vabbè, allora devo dire... A onor del... così, per spirito, con quel matto in uno che aveva, secondo me Stermi... Merita di vincere, sono d'accordo. E comunque, proprio ricollegandomi a quello che diceva prima Romualdo, no? Cioè, è un bene che Stermi non si sia accorto subito dopo di aver perso un'occasione di matto, perché veramente tante volte in partita perdere un'occasione del genere, no? È difficile non pensarci, ti può condizionare per tutto il resto della partita, quindi insomma, veramente è stato un bene. E qua C5. Ok, cerca di essere solido. Sì, però... qua secondo me c'è da cercare di organizzare qualcosa col cavallo, anche perché c'è una c'è un bel discovered attack sulla torre, di cui io mi potrebbe non accorgersi. Qua, attenzione, sì, perché in pratica Andrea, spingendo in F4, sta praticamente attaccando l'alfiere in D5. Sì. E quindi questa è una cosa a cui Stermi devi fare attenzione, perché spesso queste sono mosse un po' velate, no? Spinge un pedone, quindi non vedi l'attacco diretto. E poi occhio che non basta spostare l'alfiere, perché dietro c'è sta la torre. Ecco il famoso alfiere fianchetta. Bravo Stermi che va allo scambio. Giusto, giusto. Bravo. Era forse uno degli ultimi assi nella manica per Andrea. Qui adesso la situazione è critica. Spero non faccia torre in E2, perché attenzione, è una tentazione forte, non dare uno scacco, invece c'è il cavallo che difende. Assolutamente. Adesso anche cavallo D3 forse, no? Cercando di mangiarsi il pedone in F4 potrebbe essere una bella idea. Attacca anche la torre, quindi fai due cose. Quando una mossa fa due cose, due minacce generalmente è una buona mossa. Sì, qui dovrebbe, riportare il cavallo in gioco e portare entrambe le torri in gioco. C'è qua anche un raddoppio, giocare semplice e magari crearsi anche una casa di fuga per il re, perché così da non dare chance all'avversario di beccarsi un matto del corridoio, ad esempio. Ci sta un piccolo H6, magari una torre, una torre 7 per il raddoppio, insomma... cercare di scacciare secondo me quel cavallo è saggio, perché così c'è possibilità di entrare in settima con le torri che, come la maestra mi insegna, sono molto molto forti. Esatto. Sì, e qui ha attaccato anche il pedone F4 in questo momento, che rischia insomma di cadere. Quindi si dovrebbe spostare la torre da A in F1 e fare entrambe le cose, no? Difendere. Sì, perché c'è la doppia minaccia. Certo, non è bellissimo tutto questo.
No, infatti, i pezzi del bianco sono molto... Ha lasciato la torre. Vediamo se Stermi qua non deve ragionare molto. So, let's go. Sì, casca tutto, perché casca la torre in A1, casca il pedone in F4, entra anche con scacco la torre. È entrata subito ci con sta. Scacco. Okay. Ci sta, quindi vuol dire che stava tenendo d'occhio quel cavallo lì, eh. È andato in F3, però vediamo... Qui forse qualche puzzle rush entra nella testa. No! No, 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 no! No, 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 no. Andrea, con l'ultimo... Qua la forza dei puzzle. La forza dei puzzle, eh. Sì. Attenzione. Il vantaggio di Stermi si annulla. Si è praticamente... Cioè... È scemato, ma qui... ok, gioca alfiere F6... Sì, giusto, perché così si tiene l'alfiere, avrebbe perso il pedone, quindi ci sta. Sì, sì, qua l'alfiere può essere importante, però devi assolutamente cacciare via quel cavallo da F5 e crearsi la casa di fuga. E qua, ok, alfiere B2. Poco tempo, 1:30 a testa. Tutto può succedere in questa partita. La sposterà l'alfiere, probabilmente la metterà in A3 a questo forza. Punto. Sì. Okay. La prossima mossa magari G6 e poi si inizia a giocare con la torre in combinazione con l'alfiere. Sì. Il cavallo per fortuna non ha molte case, quindi si dovrebbe riuscire a fare. Il G6 è ragionevole. Comunque l'evaluation bar ci dice 0. Ecco, sono appena stato smentito, ma... Ok, arriva un piccolo scacco. Okay. Non cambia che è il cavallo che deve essere scacciato con G6. Andrea è sotto di tempo, Sì. E qua mi piace che Andrea porti il re, no, in attacco in questo modo, perché in una posizione quasi praticamente nella fase finale della partita, in un finale, per cui cioè portare il re in gioco è come giocare con un pezzo in più. E può essere pericoloso per certi versi, ma qui non sembra, visto veramente i pochi pezzi che sono rimasti in gioco. Sul re F8 cavallo D5 c'è torre D4, attenzione, esatto, perché secondo me potrebbe succedere proprio questo. Ecco, torre D5, torre D4. Perché per re si deve allontanare dalla difesa del cavallo e cade il cavallo dopo torre D4, in caso di cavallo D5 invece non l'ha fatta. Ha giocato torre 1. In un certo senso l'ha quasi aiutato a non farsi dare il matto del corridoio, attirando il re verso... Esatto. Sì, vero, vero. Verso F8. Io ci avrei un'altra ideina, sempre delle mie trash, cioè fare A6 e togliere da casa B5 re del bianco, e poi minacciare torre D4 scacco sempre. Perché il re del bianco è vero che è attivo, però adesso alfiere B4, no? Sì, alfiere B4 sembra molto forte, perché poi ci sono delle idee di scoperte. Ma anche andare via con la torre in D7 minaccia alfiere B4 e il cavallo. Ah, peccato, è andato in D8. Peccato, e la differenza è che adesso cavallo C6 attacca anche la torre, quindi... Comunque adesso... Attenzione, ha fatto F5, alfiere B4. B4, ragazzi, infilata, alfiere B4 scacco, incredibile. Oh, l'abbiamo visto, l'infilata l'abbiamo vista. Forza. Testimoni, abbiamo i VOD. Vediamo. Alfiere B4. Non la vede. Non la vede. Ok, sta attaccando il cavallo. Devo dire che è un'infilata un po' strana, cioè... Ah, questa è trucchettosa. Minaccia di andare a donna eventualmente sull'eventuale presa della torre in E7. Ok, Stermi va a ricatturare. E qua se lo mangia il cavallo adesso? Sì. Qua l'ha lasciato. Si toglie dallo scacco con guadagno di pezzo. No, non l'ha fatta. Non l'ha fatta. È il minuto di tempo, secondo me, mette ansia qua, Sì. Sì. E il cavallo resta in presa, adesso penso lo catturerà. Però devi fare attenzione. Ha paura di quei pedoni, secondo me. Forse G per H5. Ok, lo prende. H6, deve giocare assolutamente re G8. Vedo che Andrea sta dicendo cose. Qua cattura. E qui Andrea ha probabilmente perso una chance, perché H6 sarebbe stata più insidiosa. Poi dopo la vedremo. Allora, se mangia il pedone G è molto difficile, e cambia le torri è molto difficile per il nero, cioè per il nero perdere. Sì, per esempio torre F5, torre per G5,
avrebbe veramente facilitato qui le cose al nero, che giustamente cerca le semplificazioni. Si andrà a pappare il Buono. Mangia due. pedone. Non lo Ah, mangia. Oh, forse. Ok, qua la gli offre lo posizione. scambio. Questo è strano. Esther mi Ok. rifiuta. Molto strano, perché... Attenzione, ma come, ragazzi? Vantaggio di materiale, va bene cambiare pezzi, anche perché poi abbiamo un bel po' di Sì. Fatto pedoni. al contrario praticamente. Sì. Prima con pezzi in meno voleva cambiare, adesso invece vuole tenerseli. Sì, Forse non si fida del fatto di poter vincere il finale. Sì, solitamente qui la strategia del bianco dovrebbe essere quella di cambiare più pedoni possibili, mentre il nero vuole cambiare i pezzi. Cambiare più pedoni perché? Perché qualora si cambiassero tutti i pedoni, e magari riuscire a cambiare anche la coppia di torri, solo con l'alfiere, re alfiere contro re, il nero non riuscirebbe a vincere. Quindi questa, diciamo, come strategia sarebbe importante. Ma vediamo. C4, ok, cerca forse di aprire la strada all'alfiere anche se non era Incredibile, necessario. propone il Ah, ma qui cambio, cambia e avanza incredibile. il pedone. C3. No, 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 attenzione, attenzione, attenzione. Ah, perché lui dice comunque l'alfiere mi controlla la casa di promozione, quindi teoricamente non è neanche Ok. troppo sbagliato, eh. Però C5 adesso Ma deve attenzione, perché quel pedone. No, fare. Deve fare questa però è stata molto C4, no? strana qua. Devo dire, secondo me hanno fatto un po' di ricarica batterie, così hanno ricaricato un po' tutti e due il tempo e Sì. hanno un po' più di tempo per pensare. Infatti, Ah, scusate. qui. Sì, io Ah, credo si che è Starmi. scusate, si è bloccata? Sono arrivate alla mossa 59, 59, giusto? Sì, io non Sì, vedo. sì, C5, ok, però vedo che il tempo è fermo. sì, sì. No, no, il tempo di Andrea sta scorrendo. Ah, Sì, ok. sentiamo cosa dice. Eccolo. No, ah, ok. No, come fa adesso? Non può più Adesso è difendere la finita. promozione. Vediamo. No, può fare uno scacco. Sì, ma Però Re re G8. G8 sembra andata praticamente. Andrea ha calcolata, a quanto pare. Ai ai ai. Aia. E adesso sì, le cose si mettono Adesso male. vediamo se Andrea riesce a fare il finale donna re. Perché so che queste parti di teoria non le ha studiate, quindi la Ah sì, improvviserà qua. aia, attenzione. Beh, è difficile da dare, non è per niente semplice. Il re deve spalleggiare la donna e insieme devono spingere il re avversario contro una parete. Qui comunque c'è ancora l'alfiere che può essere elemento di disturbo, Giusto. eh. Cerca di cambiare Ah almeno. no, Sì, ok. vabbè. E adesso, eh sì, infatti, ha Ok, perso il avrebbe dovuto fare pedone. uno scacco Scacco prima. intermedio. No, si va a mangiare Ok. anche l'ultimo pedone. Sì, non deve Adesso abbattere. Andrea. Adesso, ragazzi, qui si vede la Secondo me rischia le tecnica. 50 mosse. Vediamo cosa fa Andrea. Va. Qua la deve Ah, non l'ha improvvisare. catturato il pedone. Vedete la tecnica di Andrea? Preferisce non catturarlo così da non rischiare lo Non stallo. rischiare la. Ah, ci sta, ci sta. Giusto. Sì, così evita anche le 50 mosse che dicevi prima, Enrico, no? Esatto. Perché se muove il pedone, chiaramente si resetta il conteggio. Certo. Però mi sembra che stia abbastanza. No, l'ho fatto di nuovo scappare di là. Sì. Ok, prenditi la colonna. No, prenditi la colonna. Qua sì, ci vuole un po' di tecnica, vediamo. Al momento non sembra avere le idee chiarissime, ok? Che Andrea passa il turno anche con la patta, Sì. però sì, sarebbe bello qui vedere proprio, no, la tecnica con la quale chiude l'avversario. Vediamo. Ricordiamo che Michel, nella prima giornata, ha mostrato il matto con la torre, quindi. Sì, re torre contro re. C'era anche un pedone, è vero, ma non ha influito, diciamo, nel gioco. Sì. Io Esatto. vi offro un'idea di musica da mettere su questo pezzo, che secondo me ci può stare. I pezzi corrono. Incredibile. Eh sì, questa tecnica, diciamo, prevede che tu non debba dare scacco ripetutamente, anzi, debba costringere l'avversario, il re dell'avversario, verso il bordo. Quindi, se non Ah, l'ha fatto fai. Eh scappare di nuovo qua. sì, è Sì. questo il problema. Il suo dare scacco sempre non Guarda funziona in questa Andrea. posizione.
Sì, qua va, bisogna migliorare la posizione e poi soprattutto qua c'è un pedone in A2. Rischia la promozione. Adesso può fare donna Lei se gli mangio A7. l'ultima pedina è patta? No, no, Andrea. Ok, poi Attenzione, dopo sono in facciamo un tilt, po' sono in di... tilt. Sì, diciamo che dopo... Comunque, mi smuto entrambi perché voglio sentire cosa ci continuerò così. spettacola. Sì, diciamo che dopo questa Dai, oh. partita immagino Omi, e fammi che... trasformare la regina. Facciamo un regina king uno contro uno, cioè un due contro due. Attenzione, Patta patta per ripetizione. ripetizione. E termina Incredibile. patta! Oh my god. Tilt. Quindi ha vinto lui. Ha Ha comunque vinto, ha comunque vinto lui vinto. 2-0. Andiamo a Ok. smuttarci, andiamo di là. Andiamo Grazie, Andrea! grazie. Aspetta, che non mi sono smuttato ancora. Okay. Tilt. Andrea, devi studiare i finali. Esatto. Ah, vabbè. Hai Sì, comunque sì, sì, vinto, sì, sì. perché sei a 1.5 Esatto, contro quindi 5, prendi quindi 3 il punti. match l'hai vinto. Okay, Esatto. non con grande Onore, diciamo. esatto. È Tra stata. l'altro, vuoi dirlo No, dillo tu, tu, dai. Hai Andrea, a Stermi o glielo diciamo noi? Ecco. visto uno scacco matto? C'era un matto in uno a un certo punto. Sì. Stermi, Dove? avresti potuto vincere anche molto molto presto. Cioè, allora, la Molto mossa. presto. Allora, non so se riesci a seguirmi. Allora, ti dico, dopo poco dopo le prime mosse d'apertura, quando, allora, sì, Mossa 14, esatto, alla mossa 14. 14ª, hai giocato donna H4, ok, dopo donna H4 scacco, re F1, tu hai giocato cavallo per E5, c'è matto in una, che come è Ok, chiamato, però. ragazzi, questo matto, vediamo, Enrico, Matto dall'affogato, credo. un Non so. bel Aia, no. bacio, Non me lo ricordo. Ah, no, la bacio, bacia della esatto, il morte. bacio della Eh già. morte, Ma aspetta, esatto. aspetta, aspetta. Quale cavallo? No, 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 non è Scusate, ringrazio solo l'affogato. Paolone per l'host. 22 in the chat Ah, per Paolone, grazie grazie mille. mille. Grazie Paolo. Grazie Paolo. Sì, ok. Perché avrei dovuto spostare che cosa? L'alfiere? Allora, l'alfiere e la donna insieme stanno guardando su una casa precisa. Hai ragione, hai ragione, hai ragione. L'ho visto adesso. Esatto. Quindi praticamente donna F2 sarebbe stato matto in una. Ma anche successivamente hai avuto veramente tante chance. È stata una partita, sì, con un bel po' di È colpi molto di scena, combattuta. veramente. Sorry, non riuscivo a chiuderla. A un certo punto sapevo di avere un buon vantaggio di essere posizionato bene, però non Sì. so, ho fatto dei trade, ma non so mai quando faccio un trade di un qualcosa Ah, se è, sì. capito? Se è quella cosa giusta da fare o meno. Non sono mai sicuro della mossa, cioè magari vedo quello che sta per succedere, quello che dovrebbe succedere, però non sono mai sicuro se poi quella cosa lì è la mossa giusta da fare, no? E Sì. infatti poi quando a un certo punto, quando ho iniziato a riprendermi, a mangiare un po' di cose e mettermi in pressione, non sapevo più In come realtà la partita ha rispondere. avuto un sacco di up and down, cioè da entrambi Dopo in il pedone era vantaggio. patta? Eh? No, no. Si è Avresti catturato il potuto provare a pallone. dare matto? No. No, no. No, ma io No, pensavo che era patta per mancanza di pezzi, una roba del ma genere. la donna No, no, riesce a quello dare matto con è. re. Sì. Però c'è una Allora tecnica specifica per ho farlo. tiltato perché ho detto se gli mangio l'ultimo pedone, poi mancanza di pezzi e quindi patta. Allora ho detto provo a fare così, è per quello che non gli mangiavo la donna. Sì, il pedone. È il pedone. E qua, per esempio, sì, anche ho visto Stermi pensare un po', no, sul cambio delle donne alla quindicesima mossa, appunto se cambiare o meno le donne. Ok, in genere, diciamo, per te sarebbe comunque meglio tenerle, se possibile, nonostante comunque questa posizione non sia più già, perché comunque stavi meglio in apertura, poi dopo, perché comunque Omi è un po' pericoloso aprire con F3 in questo modo, le case nere soffrono tantissimo, quindi diciamo il consiglio anche per il futuro è di stare molto attento a queste aperture qui da questa parte, e perché appunto anche se poi avevi fatto la forchetta, avevi guadagnato materiale, l'avversario avrebbe sempre potuto insomma insistere con qualche matto comunque qui sulle case nere che soffrono tantissimo. Comunque veramente bravi entrambi, ragazzi.
Veramente, veramente una bella partita con tante occasioni mancate, ma anche la capacità di creare tanti fastidi per l'avversario. Quindi è Vero, molto spicy, molto spicy, molto spicy. sì, io devo vero, dire che non sono molto contento, anzi sono il contrario di contento. allora, adesso facciamo una piccola pausa così sì, tu ti riprendi, perché tu va adesso hai benissimo, un altro esatto, match. esattamente. E quindi dimentichiamoci adesso di questa partita che non ti è piaciuta e concentriamoci sulla prossima, che è importantissimo. GG a Stermi comunque. GG, omini. Bravi, bravi entrambi GG, comunque. bravi ragazzi. GG a tutti. Quindi io Ok. vi. Allora, Omi, puoi rimanere secondo me direttamente qua. Stermone, sei libero di volare. Comunque, veramente complimenti a tutte e due. Bello. E niente. A breve facciamo una piccola pausa e poi a breve c'è il prossimo game, Andrea. Esatto. Bravo. La Bene. faccia, no? Omi, se vuoi parlare un secondo, sono nell'altra stanza. Sì, Ciao arrivo. ragazzi. Ah, sì, se vuoi fai anche così, tanto ti spostiamo dopo, no problema. Va bene. Ciao ragazzi. Ciao, ciao. Bene. Allora, Oh, io scusate, aspettate, ho dei piccoli problemi di cuore. Ok. Ok. Allora, ragazzi, eccoci Eccoci qua. qua. Direi che possiamo fare una breve pausa per poi ritornare subito con il secondo match di quest'oggi, che vede Ivan Greco contro sempre Omiatol. Quindi a tra pochissimo. Ciao ragazzi. Thank you.
Rieccoci, pronti a seguire il secondo match di questa serata, che è quello appunto tra Ivan Greco contro Omiatol. Enrico, Romualdo, abbiamo appena assistito alla prima partita che ha visto la vittoria di Omiatol contro Stermi. Tra l'altro una partita veramente molto molto emozionante, che ci ha regalato molte sorprese, insomma. Vero. Bella proprio. E... Oh sì.
Sì. Allora, ci sono un paio di notizie tecniche. Dobbiamo ringraziare i ragazzi che ci seguono da Twitch, naturalmente, Sì. ma anche quelli che ci seguono da YouTube, perché siamo anche in live su YouTube. Io non sapevo Esattamente. neanche. Sì, Quindi, grazie. siamo Ciao YouTube. Aha. Ciao YouTube. Siamo in streaming sia su Twitch che su YouTube. Ringraziamo tutti, vi invitiamo a cliccare sul cuore qui su Twitch per seguire il canale e su iscriviti su YouTube così da essere sempre aggiornati sulle prossime dirette e su eventuali nuovi video. Grazie davvero a tutti quanti. E allora direi che è il momento di cominciare questa seconda sfida. Oh E yes, andiamo intanto vi via. ricordo ragazzi in chat, visto che prima discutevate, Omiatola 1.5 punti e Stermi 0.5, perché la vittoria vale 1 punto e la patta vale 0.5, ma al fine della classifica dei gironi il match è stato vinto da Andrea a pieno, perché 1.5 è maggiore, Biagi gli tira il culo, vabbè, è maggiore di 0.5 e quindi mi va a guadagnare 3 punti sontuosi, pieni pieni, pieni pieni. Esattamente, esattamente. Tra l'altro, ne approfitto, vediamo nel gruppo stage dovremmo. Ok, ancora no, fatemi controllare. Ok, sì, ancora. Ok, poi dopo vedremo se sarà aggiornato. Ah no, ecco, c'è l'aggiornamento, eccolo qui. Omiatol, come vedete, nella classifica ha 3 punti. 3 punti appena guadagnati per la vittoria del match contro Stermi. A Oh posto. yes. Allora, ragazzi dovrebbero essere pronti, quindi secondo me Romualdo puoi attivare gli amici della Procedo. regia per far partire la partita. Allora, Andrea, prima partita abbastanza solida, seconda partita tanti problemi. Eccoci qua, è partita, è Parte. iniziata. Bene. Ivan deve muovere anziché mettersi le cuffie. Non so se Il lo sa, glielo cappello. dico. Ivan è iniziata, eh? Devi muovere i pezzi. Sì. Come si fa di solito in queste cose? Esatto, va bene, va Esatto. bene. Andiamoli a vedere che bel cappello. Ok. Allora. Sì, anche qui abbiamo D4, D5. Sì, non so Ah, perché è super gettonato in questo torneo, no? infatti, Cavallo cavallo C3. C3 va forte. Ok, di nuovo cavallo F6. Vediamo se adesso Ivan cambierà rispetto alla prima partita. Sì, Ah. No, cambia, gioca donna D3. la cosa divertente di tutto ciò è che io ricordo di aver visto il primo allenamento che ha fatto in live Ivan con Silvio. E Silvio gli ha detto: devi fare il London System, mi raccomando, D4, cavallo F3, alfiere F4. Nulla di Se tutto questo. Ivan, secondo match, ancora sta giocando una cosa diversa. Sì, Vabbè, ma magari vabbè. se lo tiene per le prossime, non si sa, non si sa. Esatto. E tra l'altro qua una cosa a cui fare attenzione con la donna D3 e il pedone C2 è che potrebbe arrivare un cavallo B4 molto molto scocciante qui per il bianco, perché appunto la donna deve stare comunque a difendere il punto C2 per evitare poi successivamente un doppio al re e alla torre. Ok, qua, ok, 6. Ok, nero sta giocando in maniera solida. Vediamo Sì, ha di. liberato la strada per l'alfiere, insomma. Esatto. Io, come sempre, quando vedo qualche bocca muoversi, smuto, eh. Sì, Stiamo con a l'orecchio accorto. proposito, basta che mi dici. Sì, Ok, smuti tu tu. sei. Sì, è a posto. Esatto. Ok, sviluppa l'alfiere. Qua ha possibilità anche di arrocco lungo, Ivan, se vuole, vediamo. Esatto, sì, questa è un'idea tipica. Quando giochi cavallo C3, donna D3, poi di solito metti l'alfiere in F4, in G5, e poi arrocchi lungo. E cerchi di portarla sulla caciara, che è una bella idea secondo me in queste Sì. posizioni. Sì, qui questo alfiere 3 ancora una volta, no? Si mette davanti allo sviluppo del pedone 2, però in questo Sì. caso Ivan decide di far sviluppare l'alfiere in fianchetto, per cui alla fine, insomma, ci Ci potrebbe può stare, seppure, insomma, è preferibile non mettersi lì per non so, Maria, lasciare se anche vuoi l'ansia ruotare del la pedone. scacchiera così le cam rispettano, Ah, coloro rispettano la ok. posizione. Sì. Vi leggo chat, Wicked, certo che vi leggo. Arriva la spinta, e qua Sì. c'è tensione nel centro, tra questi due pedoni, bisogna andare a calcolare un C'è po'. anche l'alfiere sotto, in H3, quindi bisogna stare attenti anche a quello Esatto, queste sicuramente, è un spinte sacco di minacce. sono fastidiosissime. E poi si minaccia anche la forchetta in E4. Sì. C'è alto rischio che non lo veda, secondo me, Ivan, perché è un disco di attacco un po' strano questo qua. Vediamo. Infatti non se ne è accorto, però dà la forchetta.
almeno hai evitato la forchetta. Vediamo, intanto sta attaccando. Sì, Sì, in dopo un base a po' di come prende, no? cambi. Vediamo un po'. In base a come prende. Se prende di cavallo, noi riprendiamo in E5 col cavallo. Così evitiamo che la Esatto. nostra donna venga presa. E poi ci mangiamo Ecco. quella alfiere in C8. Anche se secondo me non lo vedrà, è molto difficile vederlo. Sì. Secondo me comunque Ivan in questo match ci darà soddisfazioni per quanto riguarda l'audio. Quindi fra un po' ci dovremo collegare per capire Eccolo qua, gli ha lasciato il pezzo. Ah, donna di 4, esatto, e Andrea, anche se c'è il cavallo E5 sotto, qui Andrea avrebbe dovuto giocare prima la mossa intermedia cavallo per F3 scacco e poi catturare l'alfiere in H3, così da non dare la possibilità a Ivan di catturare adesso in E5 e riprendere il pezzo. Quindi qua attenzione. Vediamo. Sì, è verissimo. Ecco, questo è il problema di giocare mosse come alfiere H3, no? Che portano i pezzi fuori dai propri pedoni. Non sono neanche difesi e quindi rischiano di essere catturati. Questo è proprio l'esempio lampante. Uno sviluppo più tranquillo, magari con l'alfiere in G2, un arrocco lungo molto modesto, avrebbe portato a una posizione invece molto più tranquilla e Certo. gestibile. E qua Ivan l'ha visto, è il pezzo in presa, vediamo adesso come deciderà di continuare anche Homiatol. E qua tra l'altro un'altra minaccia che potrebbe arrivare nell'area è C5 e poi D4, quindi attacca prima la donna e poi sostiene l'avanzata del pedone per fare un'eventuale forchetta. Ah, Andrea non riprende, ma attacca. Ok, aumenta la tensione. Sì. Vediamo, vediamo. Adesso, proprio per evitare C5, potrebbe fare cavallo D3. Così su C5 prende di cavallo e riesce a mantenere la posizione. Comunque, sicuramente. F4 e questo F4 è molto pericolosa, ragazzi. Perché effettivamente C5 e D4 sono fortissimi adesso. Sì. Non è per niente facile. Poi l'alfiere in H3 sembra innocuo, ma in realtà impedisce l'arrocco corto, quindi fa il suo per adesso. Non è neanche facile da attaccare. Quindi quello sta lì, latente, poi quando serve, intanto blocca un po' la posizione. Esatto, e poi non si sa mai che si potrebbe anche ricentralizzare in questo modo andando via G2 e poi E4. Cavallo G4. Ok, ci sta. Ci può stare, certo C5 sarebbe stata veramente una mossa fortissima, ma vediamo ancora, ovviamente il bianco ha ancora un po' di difficoltà qui con il re al centro, l'alfiere nei tre, il pedone qui, insomma con questa torre sulla colonna non è facile. Sì, mi chiedo adesso se mangia il cavallo in G4 e poi mangia in D5, che succede? Cioè, perché quel pedone sembra invitante, no? Forse c'è Sì. un po' di. C'è qualche problema sull'alfiere in E3 che rimane un po' imbarazzato. Potremmo magari attaccare prima il cavallo, cavallo per D5, C6. Sì, in effetti questo alfiere potrebbe avere qualche problemino. Però Cattura di Ivan. cavallo è solida. È Sì. Devo solida. dire che Ivan finora se la sta cavando bene. Sì. Bravo anche Non Andrea. dimentichiamoci che noi vediamo le Avalbar, loro no, loro vedono Sì, Ivan Greco certo. più uno. Quindi, anche dal punto di vista di Andrea, può dire: ah, in vantaggio, ah, la tensione, la pressione, insomma. Gli scacchi sono un gioco bellissimo perché sono un gioco anche psicologico, eh? Attenzione, Ah, attenzione. e ringrazio Michelle per l'hosting. Grazie, Michelle. Ciao, Un'altra delle Mitch. giocatrici che abbiamo visto proprio ieri, quindi ciao, Mitch. Ciao, sommeliers. Donna 5 scacco, ragazzi. Chi attacca anche il cavallo? Ahia, Sì, infatti, però cosa ha fatto sta prima? subito. Attenzione, qui avrebbe dovuto ritornare a difendere lo scacco ritornando col cavallo. Insomma, peccato. Invece, giocando C3, perde il cavallo e adesso. Però, eh sì, Riprende però anche prende un l'alfiere. pezzo. Adesso si apre la colonna H, qualche magari attacco latente su H7. La partita inizia a Ah, sbilanciarsi, ecco, è perché su quello C6 che c'era ci stata piace. H3. Sì. Perfetto. E quindi sì.
Hanno giocato veramente veloce, cioè con 8 e 6 minuti c'era Al tempo. Qua CC5 sarebbe fortissimo, pezzo troppo un impresa. errore, cioè perché non è sostenuto abbastanza questo alfiere. Alfiere per Eh sì, C5, qui purtroppo si può un... catturare. Eh sì, vediamo se però se ne Comincia. accorge. Lo smuto. Sì, sentiamo. Sospira. È ancora 6 minuti. Puoi pensarci, puoi pensarci. Bisogna vedere quanti difensori... B4 è questa Questa, verde. sì, Sì, qua ha assolutamente. lasciato, almeno Sì. diciamo rendersi conto che quantomeno poteva muovere la donna, insomma, e cercare di difendere l'alfiere. Sì, infatti, Perde così la donna. B4. Qui La è la regola. perde, esatto, anche l'altro, però il punto è che rimane anche l'alfiere dentro impresa, Sì, quindi chiaro. è Volendo troppo. anche alfiere C3 scacco, no? E attacchiamo anche la torre, Sì, quindi... sì. Esatto, Volendo, abbiamo un sacco di anche alfiere per minacce da nero. C3, ce ne sono tante, vero? E infatti Andrea sceglie alfiere per C3. I pattern Li per le vede, tattichine così le vedi subito, sì, con abbastanza tempo ce la fa. Anche ieri ho visto allenamento mosse forzanti. li vede. E poi bisogna fare un lavoro di base, non serve niente di complicato per vedere queste minacce, però ovviamente bisogna vederle. E puoi fare tanta Esatto. pratica. Certo. Tra l'altro mi fa Giusto. super ridere, voi in live non potete vederlo, ma c'è la chat dove, dato che l'evento è successo.com, ci sono i giocatori internazionali che vengono così e Sì. commentano e dicono: ma cosa succede qua? Cos'è questo? Cos'è quello? Fa super ridere. Sì, perché Sì. effettivamente è un evento che sta avendo veramente un risultato splendido, così come lo ha avuto anche per quello internazionale, no? Il PogChamps. Quindi sono tutti quanti curiosi nel vedere tutti questi numeri enormi, no? E qui abbiamo, sì, questo pedone di 4. Adesso Andrea comincia a spingere. Molto molto interessante. Sfruttando un'inchiodatura del pedone 2 qui sulla colonna E. Sì, può anche metterci Quindi l'altra torre dietro se desidera. esatto. Vediamo, Ultima mano qua. può raddoppiarle, può cercare di scambiare quella che al momento non è per niente attiva in H1. Re F2. Questa mi piace. Perché attacca, esatto, l'alfiere che subito si difende e si toglie da questa colonna. Quindi molto bene. Sì, infatti adesso bisogna soltanto difendere quell'alfiere lì, no? Piuttosto magari che pensare a fare D4, portare l'alfiere in salvo e poi sviluppare le torri, il vantaggio materiale si fa sentire, c'è poco da fare. Sì. Se si cambiano quegli alfieri diventa veramente difficile per il bianco riuscire a trovare anche un minimo di controgioco. Troppo Perché il vantaggio per nero... fare cambi. Troppo, troppo vantaggio. Il nero è un pedone passato, poi dopo le torri entrano in gioco e Sì. si finisce subito. Però c'è da dire una cosa, che proprio su chess.com c'è gente che prova a indovinare le mosse che i nostri Sì. giocatori faranno e non ce la fanno. Quindi il gioco di questi grandissimi streamer comunque è inaspettato, inaspettato un po' per tutti. Esatto, infatti vediamo che molti stanno seguendo proprio la partita qui sul sito e stanno provando appunto ad indovinare, no? Queste mosse che potrebbero giocare, però in effetti non è semplice. E quindi salutiamo anche tutte le persone che, esatto, abbiamo ringraziato tutti coloro che ci stanno seguendo da Twitch, da YouTube, ma anche dalla TV di chess.com. Quindi grazie davvero a tutti. E sì, qua anche torre per E3. Sì, Andrea adesso oppure si. diciamo, poteva prendere il pedone e poi mangiarsi anche l'alfiere. Sì, vero? E qui forse Andrea Sarebbe si stato vuole devastante. preparare subito al raddoppio, probabilmente. Vediamo. Proverà a raddoppiare le torri Sta sulla dicendo E. qualcosa? Beh, Ok. lo sono già perso. Dicono una frase ogni tanto. Allora, li lascio Sì. entrambi, sentiamoli Esatto, così quando c'è li qualcosa li possiamo lasciare sentiamo. aperti. Ok. Ok, cerca di attivare la torre. Too little, too late, ma è qualcosa. E l'alfiere rimane in presa, tra l'altro, quindi Sì, è adesso alfiere per B4. vero. Non so quello che sto facendo, ma credo che sia giusto. Perfetto, questo è lo spirito. Vabbè, fin qui tutto corretto, a parte insomma quella questione dell'alfiere in presa, però comunque si sta portando in gioco tutti i pezzi. Eccolo. Perché non gli ho mangiato l'alfiere? Eccolo! Si era accorto. Può rimediare adesso comunque, Sì. ce la fa. Eccolo,
Ecco, lo vede. Eccola. A posto. La terza volta è quella buona. Ma tra l'altro qui ci sono anche idee di matto, attenzione. Adesso mi sa torre 2. Il re non può salire in F3, che c'è matto con l'altra torre che scende in E3. Quindi questa è molto pericolosa. Eccola che arriva, deve indietreggiare. Ma in ogni caso scendono le torri e il re non ha proprio piedi in scampo. Sì, se vai in H3 poi c'è torre H1 matto, magari se riesci a Esatto. coordinarle, quindi... Eccolo, Devi andare in F1. Ah, è andato in G1. Ok, infatti. però vediamo. Anche torre per A2, ci Sì. mangiamo il Esatto, pedone e poi prepariamo torre 1 che dà tipo matto. scaletta Quindi... anche. Molto interessante. Sì. E qua di nuovo gli scappa però Qua dalla... devi andare in G2 e un F2. Sì, il problema è capire come togliergli la casa F3. Attenzione, c'è In matto in due, no? due. Cioè, torre 2, matto, Probabilmente lo eccetera. vedrà, eh. Torre 2, re H3 e torre Ho H4 perso! matto. Ho perso! Che è Ah, no, successo? no, non ho no, c'è perso. il F8. Credeva, te lo Pensavo di dico aver io, fatto credeva che stallo. il pedone No. catturasse in questa direzione. No, no, credeva che il Ah. pedone catturava il contrario. Fidatevi, sono No, ah, ho sicuro. Sì? perso. Sì, ha. No, 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 secondo ecco, me... scusatemi. Lui Il diceva, corridoio, pensava di pensava. aver perso per il matto del corridoio, invece para. Ok. Per fortuna c'è anche Sì, la torre che beh. difende, quindi va bene. Però è rischioso, eh. Attenzione, c'è ancora matto in due, no? C'è torre 2, Esatto. il Torre matto. 2, re H3, torre La deve H1 trovare, la deve matto. trovare, però. Tenuto Adesso. quell'alfiere lì, Ok, ha serrato un stavolta po' il culo. preferito, ha fatto bene. Esatto. E così. Vabbè, Ci tanto non ha sta, ci pressione di sta. tempo, insomma. Ivan intanto è silente da molto, eh. Questo non risolve la situazione, ancora c'è questo tema di matto, questo diciamo corridoio verticale. Torre 2 ancora e torre H1 matto. Sì, adesso gli apre però un varco se Sì. cattura in F5, quindi sì, bisognava insistere con questi scacchi. Ok. Ok, qui vuole dare fastidio alla torre. Comunque Andrea può far anche pesare i suoi 8 minuti di vantaggio qui, eh. Sì, qui comunque il bianco ha ancora una chance, ad esempio, io giocherei, invece di questo scacco avrei giocato torre D5 per Giocato. attaccare l'alfiere e poi magari avrei provato a spingere il pedone in F6, così da ricreare nuovamente una rete di matto sull'ottava traversa. Invece in questo modo, una volta che il re del nero è uscito fuori qui in G7, diciamo che il bianco non ha più chance di dare matto. Sì, vero, Arriva adesso, beh, c'è un matto in 9, vediamo se lo trova. sono matto in 9. Allora, Vediamo. vi insegno alla chat. Matto in 9, quando vedete matto in 9, in 10, in 7, così, dovete matto in 9 e poi l'iconcina di Giorgio da spammare. Questo è un grande classico Esatto, dei canali esattamente. scacchistici. Eds, matto in 9 con Giorgio di fianco. Eccola, Ok. l'ha fatta Oh, la adesso. sta Sare trovando, eh. sarebbe stata meglio prima, però va bene. Attenzione, attenzione. Però H5 forse no? H5 e poi alfiere in Sì, E3. H5, l'alfiere sulla diagonale. Sembra proprio che insomma ci siamo. Infatti, re deve venire in F4 per cercare poi di. C'è Ah, matto in 1, invece qua alfiere 3. matto in 1 Alfiere adesso. 3. Ah, non lo Ok, ha vedo. fatto F6. Però dopo torre F1 è matto, re F4, torre F1 è finita. Sì. Dai, lo vede, torre F1, Sì, lo vede. penso di sì. Questo Lo vede, vedrà questo matto. è Sì. proprio un puzzle. Si prende il suo tempo a 7 minuti per trovare la mossa giusta. È l'unico scacco, infatti. Eccola! Bravi, Ottimo. bravi, vado a Sì, smutare, vado a andiamo a smutare. Sta sentire. ballando. Vado. Eccoci, Eccoci, eccoci. 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 Grazie Andrea si è andato di full pepega con ho perso. ridere. Eh sì. Devo Bella fare partita. rivincita? Bella Sì, partita. sì. Adesso No, 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 si aspetta, facciamo dice. noi. Ah, ok. Facciamo Sì, noi, dovevamo fare. ma... Esatto. Il nero ha vinto! Bravo Andrea, Comunque, bravo è stata Andrea. una partita. Insomma, all'inizio non male, devo dire, ragazzi. Cioè. Ok, a parte, insomma. Dove, esatto, Ivan ha giocato bene al contrattacco, qui ha preso dei pezzi e poi c'è stato soltanto un momento quando hai giocato alfiere C5, Andrea. Esatto, Sì, alla, mossa praticamente alla 16. Sì. sedicesima mossa, Sì.
Che qui in pratica è vero che attacchi la donna, sembra quasi che tu abbia creato un attacco alla donna, ma anche all'alfiere dietro, no? Che poi guadagni l'alfiere. Ma in realtà questo alfiere in C5 non è sostenuto abbastanza, perché c'è l'alfiere e anche la donna che potrebbero catturare. E quindi qua forse Ivan avrebbe potuto avere una chance catturando questo alfiere. Diciamo, questo è stato probabilmente il momento più critico della partita in cui il bianco avrebbe potuto cogliere questa chance. Poi per il resto, insomma, la partita poi è andata tutta in discesa per te, Andrea. Quindi molto bene, avresti potuto chiuderla ancora prima, ma direi che comunque è andata veramente Ben bene. fatto, ben fatto, ben Sì, la fatto. tecnica è buona. Si Sì, vede sì, che i sì. puzzle sono serviti. Esatto. Ok. Ivanone, anche tu Bravo, non hai Andrea. giocato Ragazzi. male, eh? Quindi l'apertura è un po' spicy, ma ci sei piaciuto. Secondo me la seconda partita è il tuo momento, è il tuo momento. È che nella seconda partita di prima Andrea era un po' spaventato, eh? Non so come sia adesso, emotivamente, sta ruttando, ma non so come sia. Più che altro sento, ogni tanto sento Simo e il cane dietro, ti distraggono? Tutto tranquillo. Andrea, ma bevi un po', dai, che cazzo? Vabbè, Cerca. se bevo è meglio che mi passa la paura, eh? No, non lo Attenzione. dico qua nel torneo ufficiale. Un No, piccolo ma cicchettino. tranquillo. Ci Beviamo. sta, Ma te però, lo offro all'entrata. io un drink, anche due. Per Perfetto. corrompere l'avversario. Sì. Ragazzi, pronti? Non so con Esatto. i drink, non so se con i drink. Vi muto e tra un minutino inizia. Mi dai un secondo che vado a far pipì stavolta? Ah, vai, 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 Va bene. va bene. Intanto, Ivan, tu come ti senti? Ma è abbastanza teso, dai. Comunque sapevo che Andrea era molto più preparato di me. Però ce la Sì, è un po', ma giochiamo. diciamo che puoi ancora sperare in un Armageddon, comunque un punticino, anche in caso di Guarda, sconfitta. io sono abbastanza realista. Sono sempre uno molto cinico, nel senso, vedendo un po' la situazione del nostro girone, io ho dato Andrea per primo e ho detto fin da subito mi gioco il secondo posto con Ale e con Chris Fitz. Cioè, credo che bisogna essere anche realisti nella vita, io sono molto Assolutamente, realista. guarda, ti ringrazio perché l'ho detto inizio live, c'era meno gente, lo ripeto adesso. All'interno dei gironi ci sono evidentemente dei giocatori più forti degli altri, anche se poi sulla scacchiera tutto può succedere, Sì, per perché carità. i gironi servono per dividere i 16 Esatto. partecipanti in 8 nel Championship Bracket e in 8 nel Consolation Bracket. Quindi ci sono partite squilibrate, questo non si può Cicchettino, evitare. eh? Hai fatto cicchettino? Sì, ma Ma anche una se lo domanda, faccio io, scusate. anche i conduttori. A domani preparerò dell'alcol per Ma condurre Crispis ha già Andrea. giocato una Non partita o ancora. ancora No, no? non ancora. Non Ah, ancora, ok. domani credo la prima. Forse proprio contro Andrea, se non erro. Sì, dopo vado a Andrea, controllare. quello, Sì, ogni sì, sì. giorno vede cosa Il primo match di domani è succede. proprio Omi contro Crispis, sì. Ecco, Beh, bene. Andrea, largo alle. Cioè, fai il cavaliere domani, mi raccomando. Ma noi Usa donne solo i non cavalli. vogliamo i cavalieri, No, vogliamo sto vincere alla scherzando. scacchiera. Ecco qua. Infatti, È giusto, quello che si Ok. merita. Oh, grazie per l'otto, scusa. Mi Grazie, magico. E a Ciao proposito. Simo, anche da tutta la No, community scacchistica. bene. Posso avere persone in stanza o no? Ma come? Vabbè, se non sono proprio di fianco allo schermo che possono parlare, ma Simo, mi possono. chiudi la porta, per favore. Ok, vi Grazie Simo per muto l'host. Io ci e sono, inizia la eh? partita. Bene, d'accordo. Quindi sì, Vai, vai. in questo momento, tra l'altro nel gruppo A, voglio ricordare ad entrambi che Omniatol ha 3 punti, Ivan Grieco ha 2 punti con la vittoria agli spareggi contro Stermi, per cui effettivamente, esatto, ovviamente, insomma, sappiate che ogni punto è importantissimo per mantenere appunto in alta la classifica. Ok, quindi vi facciamo un grosso in bocca al lupo e ci vediamo tra pochissimo. Ok. Eccoci qua, perfetto, Eccoci. perfetto. Siamo pronti quando i poteri forti di ciascuno. Eccoci qua. Esatto, ecco. Parte, Sono parte, parte la seconda. attivissimi. Parte e Andrea va con il classicone e 4. Vediamo Ivan come Intramontabile. risponde. Stavolta se n'è accorto, devo di nuovo avvertirlo. Ah, Se n'è eccolo, accorto. eccolo. Sì, Meno male, ok. di 6. Ok. Vediamo se La entrerà in una Perk Pierce. Defense. Esatto, una Pierce oppure una Philidor. Vediamo un pochino.
Cavallo F3. Sì. Mm-hmm. Diciamo, se il tuo avversario non fa una mossa come E5, vorresti portare anche l'altro pedone in D4, perché così guadagni molto spazio al centro. Quella è un'idea che funziona praticamente sempre, a parte con E5, sì, sì, con la siciliana. Quando l'avversario ce lo permette, assolutamente va benissimo. Mm-hmm. Sì. Visto come ha giocato, Andrea, secondo me potrebbe puntare a un sistemino con D3 e poi arroccare corto. Una roba del genere, molto tranquilla, senza neanche fare D4. Mm-hmm. Mm-hmm. Oppure attaccare direttamente F7 con cavallo G5, stavo per dire. Infatti, ah, il trappolone, gli fa il trappolone. Ok, okay. No, questa mossa proprio. Eccolo che entra. Trappolone gli ha fatto. Ma devo dire... Smuto. Sì, smutiamo. Devo dire che qua alfiere F7 avrebbe dato matto in poche, probabilmente. Alfiere F7, re D7, donna G4, deve coprire con i vari pedoni e praticamente diamo matto. Quindi l'avrebbe chiusa velocissimamente. Però andiamo avanti. Vabbè, e intanto si pappa la torre. Comunque questa qua, trappolone classico. Molta attenzione. Mai spingere F6, perché sembra... Mai spingere lì, bisogna parare, mi pare, non mi ricordo già più, ma o col cavallo. Anche la semplice 6, no? Anche con E6, che così infatti. Da chiudere subito le minacce su F7, perché alla fine questa trappola che il bianco prova a fare funziona se il nero chiaramente gliela lascia fare, ma altrimenti spesso si può rivelare non così brillante, no? Perché poi dà dei tempi all'avversario. Esatto, perché hai mosso il cavallo due volte, okay. Più difficile da parare se c'è già E5 comunque. Esatto, sì, in quel caso sì. Ok, cavallo per H8. Intanto il bianco al momento ha una torre pulita in più. Sì, il cavallo non so bene che strade possa fare, però intanto sta lì. Mm-hmm. Sì. Ed è quantomeno ha fatto un più 2, diciamo. Esatto. Sì, adesso D4, apro la strada all'alfiere, attacco il cavallo in H6, così... Mi creo anche una casa di fuga per il cavallo mio. Poi magari minaccio anche donna H5 scacco, che è una mossa fortissima se quella diagonale si indebolisce. Ok, ha giocato D3. Mm-hmm. Però l'idea fondamentalmente sì. Alfiere per H6 è molto pericolosa. Sì. Infatti forse l'unica è fare G6 e comunque cercare di impedire donna H5 e comunque se... Il bianco vuole mangiarsi quel cavallo in H6, alfiere per H6 e quindi sviluppiamo anche un pezzo e ringraziamo, perché no? Sì. Mm-hmm. Dunque qua, se Andrea vuole giocare solido, ha anche l'opzione dell'arrocco, nel chilling. Giusto. Ok, cavallo E5. Sì. Cavallo E5 c'è sempre alfiere per H6 forse, sì. Perché i problemi sulla diagonale sono tanti. Forse chissà se può avere senso catturare prima il C4, giusto per eliminare un po' di pezzi, ma comunque la vedo molto difficile. Che cazzo scrivi? Ivan se la ride. Sì. Va bene, bisogna prenderla anche non con leggerezza, però con felicità. Sì, è un non gioco, si può fare sangue, ma certo. Assolutamente, anzi meglio così, no? Mm-hmm. Ci si diverte. Sì. Poi, immagino si conoscano un po' tutti comunque tra streamer, sì. Quindi sì. In questo evento. Sì, in effetti, Enrico, sono curiosa di farti proprio questa domanda, no? Visto che vi conoscete, no? Quindi magari è una competizione quasi tra amici, con alcuni di voi. Mm-hmm. Com'è giocare, insomma, un evento del genere proprio contro... Tranquilla. Faccio una mossa. Ho fatto lo sborone, non vorrei fare troppe cagate. Giusto. Guarda, ti dico, l'ambiente è molto bello, perché poi quando ci troviamo a fare delle cose, altre cose fra di noi, comunque dici, mai visto quello là, come ha giocato, ma tu stai studiando questo, quindi è un'onda che travolge le nostre vite per 2 settimane ed è molto piacevole, devo dire. Sì. Poi, naturalmente, trattandosi della prima edizione, ho invitato anche le persone che avevo più vicine, sapevo... Insomma, per spiegargli, così era più facile parlare con persone più vicine. Poi nel futuro, chissà, io spero che PogChamp possa ritornare e ritornare anche con, come è successo nella terza edizione americana, anche con persone dello spettacolo, una Barbara D'Urso a scacchi, non la vogliamo? Certo. Che io stimo moltissimo. Assolutamente. Ok. Intanto scambi vedo.
Cosa è successo qua? Sì, scambi. Sì, sì, hanno cambiato un pochino. E sì. Cavallo sì, il bianco C3. Ha trovato una via di fuga per il suo pezzo. No, c'era questo pezzo in H8, Ivan ha detto, sai che c'è, mo ti metto il cavallo in G6 così lo puoi anche cambiare. Gli ha fatto un favore, insomma. Sì, perché in effetti il cavallo sì, così è stato molto educato. Uscito. A5, A5. Ok, finché c'è il cavallo, anche se, insomma, sì, forse fare C6 qui. Sì. Per minacciare A4, B5 e intrappolare questo alfiere. Sì, un tema tipico nella spagnola, magari l'apertura così. Ok, l'ha giocata subito con D5, anche molto interessante. Sì, infatti, infatti. Interessante qui l'idea di Ivan di giocare a 4, e infatti Andrea la blocca subito. Ottimo. Ok. E su B4 si apre anche magari la strada all'alfiere, B4 del nero, sì. Dico adesso, no? Quindi può mettersi in B7, in A6. Ci può stare, dai. Perché alla fine deve sviluppare i pezzi, entrambi devono cercare di sviluppare i pezzi. Perché anche ad avere, che ne so, una torre in più, nel momento in cui non la fai giocare è come se questa torre non ci fosse, quindi certo. Il vantaggio non si concretizza finché non sviluppate tutti i pezzi. Sì. E qua... Sì, poi comunque Ivan ancora il re al centro. Ivan ha ancora un po' di lavoro da fare sullo sviluppo, i due alfieri. Scusatemi ragazzi se parlo poco, ma... Figurati. Non ci sente. Cioè, è divertentissimo, no? Sembra proprio che sta copiando. Una mossa intelligente sua potrebbe essere questa. Allora, devo dire che qua il bianco, secondo me, potrebbe avere come idea di giocare mosse tipo F4 e sì. 5, magari. Deve cercare di aprire linee, no? Col fatto che il re del nero ha ancora una posizione poco chiara. Alfiere A6. Sì, non proprio la migliore. Il fatto è che se si mangia in B5, poi si cambiano i pezzi e quindi il vantaggio di Andrea va aumentando perché cambiando i pezzi, giustamente. Sì. Essendo già sopra di una torre, va a stare sopra. Esattamente. Tra l'altro, ragazzi, c'è anche una minaccia pazzesca qui. Dopo A per B5, alfiere per B5, cavallo per B5, donna per B5. Inchiodiamo re e donna sulla stessa diagonale, per cui arriva alfiere A4. Alfiere A4. È vero, e quindi attenzione. Difficile da calcolare fino in fondo, Prendo, lui mi prende, io lo riprendo. Giovinezza mia. Sta calcolando Andrea? Infatti. Attenzione. Sì. La sta vedendo. Potrebbe arrivare, Potrebbe arrivarci, ragazzi. La vedrà? Vediamo cosa dicono anche dalla chat, ragazzi. Allora, non credo veda il tema tattico fino al fondo, però gli scambi li vede e poi quando se lo trova lì, che ha fatto. Invece okay, ha andato... cambiare prima. Okay. Va bene, lo tiene comunque il tema, quindi va non bene. Dovrebbe scappare. Sì, esatto. Sì, e poi bisogna, per capire, per riconoscere questi temi di tattica, sicuramente si possono fare tanti esercizi, oppure si può fare proprio un training specifico sul singolo tema. Quindi dire, ragazzi, questa è un'infilata, funziona così negli scacchi, ne vedi 10 di fila, appunto perché è un'infilata, e poi sei più bravo e le riconosci più facilmente. Esatto. Così si fa. E si continua per ogni pattern di tattica. Sì. Sì, sono d'accordo a concentrarsi su un tema alla volta. Vedere tanti pattern di quel tema, così da farlo proprio nostro. E qui sì, sono sicura che Andrea, insomma, se non dovesse giocarla, dopo quando gliela mostreremo, insomma, se la ricorderà. Sì, infatti. Ok, va per altri lidi, va per altri lidi. Okay. Mette in comunicazione le torri. Donna F3, questa può essere anche... una mossa insidiosa perché il bianco potrebbe voler minacciare 5, così da aprire la diagonale. Sì, classico. Attacca la torre. Non male come idea. Il re di Ivan è rimasto al centro. A questo punto gli conviene fare un arrocco manuale, cercando di spostare però quell'alfiere che è veramente intrappolato. Poco utile al fiore in F8.
E qui spinge Mb4 attaccando il cavallo e così insomma evita un po' quella minaccia di Ap C5 allo stesso tempo, quindi va bene e apre anche questo alfiere, seppure in questo momento batte contro un muro di granito perché D3 è saldamente protetto da C2. Mazza, che bella Vediamo. espressione, batte contro un muro di granito. Molto bella. Espressioni tecniche. Eh sì, va Ci usata in questi piace, ci contesti. piace. Allora. Adesso no, cavallo D5, cavallo B5, addirittura se vuoi fare il bait, Quello mi fai cavallo piace. Hai B5, ragione, hai ragione. Cavallo B5 con la eh. Ah. stessa idea che se mangia troppo si becca sempre alfiere A4. E invece opta per E5. Vedete, scopre questa diagonale. Vediamo se questa scoperta Ivan riesce a vederla, no? Perché a volte quando il raggio è così lungo l'occhio potrebbe non arrivare fino in fondo. Quindi vediamo. I Sì. pericoli del raggio lungo. Esatto. Sì, ma diciamo, è bella questo trappolone No, qua, però. È bello questo no. Non trappolone, è però male è come mossa. come Vediamo se dire, Ivan se ne accorge. ecco, infatti, Sì. è scacchi speranzoso, cioè speri che l'avversario non se ne accorga. Mentre invece, Esatto. secondo me, l'outpost col cavallino là non era male, eh. In No. D5. Assolutamente, ma anche in B5 in realtà, perché Sì, lì con non puoi quegli scambi. catturare troppo, Sì. diciamo, sì. Comunque ci sei, guarda che Ivan, allora ragazzi, se ne è accorto, ha chiuso la diagonale, controlla comunque delle case importanti con questo pedone che potevano essere di accesso per i pezzi del bianco, quindi ottimo. Sì. Adesso ancora una volta si potrebbe fare anche cavallo B5, forse. Ho l'idea che ancora c'è la torre sotto. Sfrutta, Quindi esatto, la continua a diagonale. fare sto bait e vedi se magari la torre salta. La cosa bella della posizione di Omi, secondo me, è che c'è un sacco di mosse disponibili e funzionano tutte. Sì, Cioè, è esatto. difficile veramente andare in svantaggio a meno che non metta la donna sotto, praticamente. Ma anche qui aprire semplicemente la posizione con Ebero F6, no? Ce ne sono veramente Ah, sì. tante. Sì. E l'ha fatta. E questa mi piace perché giustamente il re del nero soffre, soffre lì al centro e noi lo apriamo Sì, proprio. poi raddoppiare, puoi mettere donna e torre insieme e andare di sfondamento laggiù. Sì. Poi comunque dicevi, Potevo Romuald fare diceva una prima cosa. così, prima la torre e poi sta mossa del cazzo che ho fatto adesso perché sono un fallito. Sono un fallito. Sono il fallito per eccellenza. Ok? Andrea, ma non è Ma vero, sei in no, super ragazzi. vantaggio, sei in super vantaggio. E comunque, Romuald diceva una cosa molto, molto interessante, che no, ovviamente non mi invento io, ma l'ho sentita dire da altri che ne sanno più di me, che alla fine è vero che c'è il punteggio, l'evaluation qui ovviamente dà ragione ad Andrea, però a volte avere delle posizioni semplici, cioè in cui hai più piani o un piano che è più facile, può essere più vantaggioso che avere l'effettivo vantaggio, perché almeno sai cosa giocare, mentre l'avversario costretto magari fra scelte molto complicate e che non sa cosa fare, rischia di perdere il suo vantaggio con una mossa scorretta. Esatto, Verissimo, sono sì, veramente tutto vero. d'accordo perché a volte magari il computer ci dà una sola linea in cui possiamo passare in vantaggio, mentre magari ci possono essere, come in questo caso il bianco veramente ne aveva tante. Per cui non è limitato ad una sola linea, per cui si può giocare davvero diverse mosse. Devo dire, guardate ragazzi, avrei giocato anch'io come Andrea, avrei giocato probabilmente anch'io torre F1 per minacciare alfiere 6. Cioè la sua idea era fare il Sì, trappolone sì, sì, alfiere sì. 6, quindi ottimo. Ok, qua inizia a dar fastidio, cioè quel pedone che può diventare molto pericoloso. Alfiere va a infastidire la donna. Anch'io È inchiodata qua, ha guadagnato la data. donna, quindi c'è Sarebbe ben poco da divertente fare. adesso, se non spostassi il re Spero che Ivan, sia sarebbe una divertente mossa anche. giusta. Spero. Sarebbe divertente donna per Ivan, C6 se cosa non può fare sposta per il re. minacciarmi la mia di regina? Ah, la sposta, ok, scusa. Quindi si Esatto. mangia la donna e L'ha basta. schiodata, sì, e l'ha mangiata Sì. Ecco direttamente, giusto? la spintarella. F7. Mamma mia, Andrea, qua è veramente fastidioso, eh. I suoi pezzi glielo permettono, d'altro canto. Sì. Ora basta salvare questo cavallo in C3, portare l'altra torre in gioco e veramente, insomma, la partita sta quasi per arrivare al capolinea. Vediamo. Eh sì, poi puntualmente quando diciamo questa cosa si ribalta tutto, però diciamo dai. Vabbè, Ma finora qui. non sembra, però. Però
Però qui mi sembra abbastanza chiara, insomma, e anche H3 sarebbe stata ancora più forte. Mi scliccato. E infatti. E spiegalo. Beh, ma perfetto, ma lui ma poi, è perfetto vedi? Così. Questo ci conferma che tutto può succedere, quindi se sì, mette la donna in presa, tutto è ancora in discussione, attenzione. Sì, donna H3, scacco. Se non mi sclicco non sono contento, eh. Ok, va bene. Comunque questo cambio ha aperto una colonna qui per quest'altra torre, quindi non tutti i mali vengono per nuocere. Se dovesse, ma è una possibilità remota, abbandonare l'ultima, cioè la prima colonna con entrambe le torri, potrebbe rischiare un piccolo matto del corridoio. Sì. Adesso però Ivan deve portare comunque il re, sì, diciamo, una di queste case, la torre comunque è protetta dalla fiera. Sì, anche 7 provare a mangiare. Ah, no, no, sì, anche in 7 no, provare a mangiarsi il pedone. Per provare a catturare F7, sì, certo, perché tanto C8 non è in presa. Sì, è tenuta dalla fiera. E qua è bravissimo Andrea, ma veramente molto molto forte. D4 è la mossa da giocare, secondo me, qui in questa posizione. Lui l'ha fatto perché giustamente dobbiamo aprire la colonna alle nostre torri. Mm-hmm. Qua immaginate una torre che arriva in E8 è praticamente finita. Ok. Ok, apre la colonna. C'è anche l'idea donna in E6 volendo, no? Con l'idea di donna E8. Anche, molto molto scacco bella. Molto pericoloso, quindi sì. Però ovviamente bisogna portare i pezzi in gioco, quindi è giusto aprire le linee sul re dell'avversario. Mm-hmm. Guardate la differenza tra un re che è rimasto al centro e un re invece che si è arroccato subito. Sì, sì, proprio fondamentale. Questo veramente corre rischi. Cerca di contrattaccare Ivan comunque, però questa mossa qua secondo me ricorda ad Andrea che c'è il matto... Sì. Il matto del corridoio, quindi... Sì. Qua può fare così tante cose, può ricatturare in D6, io direi. Aha. Aprire sta colonna, finalmente. Sul fiere 7 c'è anche F8 donna, che è una mossa molto difficile da vedere, però... Sì, bellissima quella. Darebbe tante soddisfazioni. Alfiere 7, immaginiamo un alfiere in E7. Il bianco può semplicemente promuovere a donna perché l'alfiere è inchiodato, non può catturare la promozione della donna. Invece gioca G5, donna D4, ok. Quasi in pre-move, E qui si vede il bullet. Quasi minaccia un'entrata in A7 abbastanza devastante qui. Torre per C2. Ti dirò, l'idea torre per C2 non è malvagia, perché comunque sta cosa del corridoio è sempre nell'aria. Magari se riesce, se sposta la torre... Ci può stare come truffa, sì, come ultima speranza, anche se donna B6, insomma, sì, adesso sembra molto... Il nero deve assolutamente tenere una torre qui, ovviamente sperando un po', no, nell'abbandono dell'ultima traversa qui, della prima traversa del bianco, obiettivamente. C'è un matto in 9, bravo Valerio, l'ha scritto in chat, c'è un matto in 9. Però qua diciamo che... Può andare su con la torre, papparsi l'alfiere, c'è la promozione nell'aria, insomma, Andrea ha tutte le risorse del caso, eh. Esattamente. Allora, e quindi gioca 5. Ok, no, scusate, gioca alfiere 2 qui in questa posizione. Sì. Donna B6, no, ancora una volta, c'è donna C7 come minaccia, quindi insomma, ecco, è molto andata. Sì. Sì, sì, sì. Sì, donna B6 fortissimo. Anche donna 7 mi piace, perché donna così non lo fa scappare neanche. Gli chiude la strada e poi minaccia donna C7 matto. Però sì, magari cade D6. Dai che va di qua. E volendo poi sul re D7 si può fare donna F5, no? Si mangia la torre, volendo. Mm-hmm. Si prova, vuole buttarla sul tranquillo. Sì, minimo casca una torre qui, vero? Sì. Occhio. Vediamo. Che non faccia robe tipo E7, non vedendo... Ok, vediamo, esatto, se sarà... La vede subito, eh? Questo proprio se è andrà un dritto, king. Dritto a catturarsi la torre o... A volte in questi casi si prova a andare matto, però. Oh, sì, con 4 minuti di vantaggio. Sì. Guardate, sì, guardate, tac tac tac. Cattura tutto. Comunque i puzzle, ragazzi, aiutano tantissimo. Infatti il mio suggerimento
e anche quelli di provare a risolvere un bel po' di puzzle. Chess.com dà questa funzione molto, molto particolare, dove in tanti si allenano in questo modo, ma in ogni caso esercitarsi anche in vista di un torneo, no? Noi abbiamo visto ieri Andrea farlo e è importante, cioè forse è la cosa più importante da fare prima di un torneo, proprio fare tanta tattica. Piuttosto, no, che fare studiare tante, tante cose proprio in prossimità del torneo. E qua sì. Torre a D1, ok, difende, porta tutti i pezzi in gioco, ok, va bene, sarebbe stata ok anche torre a B1, no, sulla colonna completamente mm-hmm. aperta la colonna B, però direi che qua siamo abbastanza gli alfieri sono pronti ad affondare col re, eh? Sì. Ai suoi fianchi. Sì, praticamente quasi in posizione di, cioè in posizione di partenza gli alfieri. Esatto, qui... sta mettendo i pezzi per la prossima partita apposta. Esatto, qua aveva matto in due Andrea, torre 8 e donna F5 sarebbe praticamente, avrebbe chiuso immediatamente la partita. Invece torre 3 sta preparando piano piano. Ok. Sì, Andrea molto in controllo, mette i pezzi nelle posizioni, le case un po' così, migliora ogni volta mm-hmm. e basta, non deve fare nient'altro, aspetta. Esatto, tempo. Ah, Ivan perde per il tempo, diciamo che la posizione era difficile per cui va ci bene. Andiamo dall'altra parte. Andiamo tutte e due. Va bene, va bene. Ragazzi. Eccoci. Come va? Vabbè, è andata come immaginavo. Okay, qui andrà però... molto solido, in sì. questa seconda partita. Sì, molto... giocato molto aggressivo dall'inizio col sì. cavallo. Giocato molto molto bene qui Andrea in questa partita. Ha fatto una serie di mosse, una dietro l'altra, una più forte dell'altra. Davvero. Molto difficile da ribaltare, sì. non c'era nulla. Praticamente ogni mossa era sempre molto vantaggiosa mm-hmm. per il bianco. Sì. Molto difficile resistere, purtroppo. Il cicchettino mi sa che è doping, perché proprio... le tattiche, No, fare i complimenti anche a Ivan. Sì. No, ha giocato bene, l'ho spiegato tante volte, ovviamente nei gironi ci possono essere differenze di elo fra i giocatori, ma comunque Ivan secondo me è un dignitosissimo candidato per la seconda posizione e anche la classifica lo conferma, sì. quindi attenzione, esatto. attenzione. Sì, sì. E tra l'altro Ivan in apertura, la quarta mossa, quando Andrea è andato qui col cavallo in G5 ad attaccarti il pedone F7, ti sarebbe bastato difendere semplicemente spingendo di una il pedone in modo da chiudere questo alfiere che ti attaccava in F7. In questo modo non gli avresti dato veramente nessuna chance. E tra l'altro, Andrea, quando ti ha giocato F6, qui anziché entrare col cavallo, che comunque è molto invitante, che subito guadagni una torre e già ci sta, insomma... alfiere F7, re D7, donna G4 ti avrebbe fatto vincere immediatamente, perché unica è spingere di una in F5, poi spingere ancora E6, ma donna per E6 è praticamente chiuso la partita immediatamente. Quindi questa sarebbe... Io, ragazzi, essere... scusa, quindi... non ricordo neanche l'ultima mossa, figuriamoci quella del cavallo all'inizio. No, magari esatto, se ritornavi indietro alla mossa, però tranquillo, non ti preoccupare. Ok, bene. Dopo la competizione è stanco, giustamente. Giusto. Mi sono anche allenato oggi. Ah, bravo. A proposito, come sta andando col tuo coach? No, ma allenato in palestra. Dato te allora, vabbè. Però hai messo almeno, non so, due pedoni sul bilanciere, roba. Ah, ho messo un paio di cavalli. Pesa. Magari, esatto, pesano, infatti. Bene, e... okay. Mi sono qualificato per caso? E ancora non è detto. Beh, 6 punti. Sì, però immagino proprio di con sì. 6 punti dovrebbe, sì, dovrebbe quasi essere, non certo, dico matematico, quasi però. Certo, perché diciamo. C'è soltanto Chris e poi sì, nessun altro forse può arrivare. Vediamo, Stermi, Ivan... Sì, diciamo che Chris ci sono può tutte... farne 9, ma... Ok, c'è ancora Davide Romino che deve giocare al prossimo turno, però diciamo che in linea di massima sta messo molto molto bene. Sì. Quindi l'ultima giornata sarà invece decisiva per il secondo posto. Sì, quasi, diciamo, sicuramente no... sì.
sia sicuramente la tua partita, però mm-hmm. anche le altre che ovviamente cercano di far capire esatto. gli altri del vostro girone come si piazzano. Sì, dipenderà molto anche dagli altri risultati. E... Certo. Cioè, no, non passano tutte le seconde, cioè i secondi classificati? Sì, i secondi passano tutti. Sì, sì, ah, sì. Okay. Primi e voglio secondi. Dire che gli altri del girone ovviamente possono cercare di anche loro fare punti. Tipo Crisfitz in linea teorica può ancora fare esatto. 9 punti esatto. se le vince sì, tutte. Sì, sì, può vincerle cosa, tutte. David, Rubino, insomma, cioè, facciamo proprio degli esempi, no? Ah, no, scusami, David è dell'altro girone, chiedo scusa, sì. Sì. Sì, sì, questi due sono dello stesso girone. E voglio giusto ricordare che per la questione dei gironi, come funziona in questa fase a gruppi, che i primi due di ogni gruppo passano al girone di campionato, mentre gli ultimi due di ogni gruppo passano al girone di consolazione. Quindi comunque l'evento non è che finisce qui, ma continua per entrambi, semplicemente certo. si split una domanda. In due gironi diversi, sì. Ma nel torneo quello, diciamo, degli scarsi c'è anche lì un montepremi, quindi. Certo, e c'è anche certo, lì un certo. bel montepremi, eh? 2000 Beh, allora... tu vedi un girone di consolazione. E allora se stai due... pensando di perdere, no, sta facendo qualche strategia. Lei viene in una competizione di scacchi per il danaro. No, in realtà, a parte io già ho detto che se dovessi, cosa che non succederà, vincere anche un solo euro, lo regalerò alla chat in sub, ma al di là di questo... Ah, carino. Bello. La cosa che però può essere strategica è, siccome... vedendo chi c'è tra i primi posti, bisogna anche, ripeto, essere onesti intellettualmente e ammettere i propri limiti. Secondo me potrebbe aver senso invece arrivare terzi apposta per giocarsi poi il torneo, quello delle seconde linee. Questo, ma che cosa fai, Calciopoli? No, non è Calciopoli, è ragionare in modo sì, tattico. Ma guarda, questo ragionamento dire? L'hanno già fatto un po' tutti, sì, me sì, incluso, sì. Quindi sì. Va a finire che quello... va a finire che più forte è quello di consolazione, ragazzi, attenzione. Attenzione. Sì, sì, comunque ci sono $2000 di montepremi per il primo classificato del girone di campionato e $1000 per quello di consolazione, quindi comunque, insomma... allora diamo il via premi. A Scaccopoli, Scaccopoli sì. Però il vincitore del primo il girone del championship ha anche una scacchiera esatto. di cui ho parlato oggi con Surri, quindi esatto. una scacchiera che sarà veramente di alta qualità, eh? Quindi quella là... Che Ivan, ma sai quanta figa poi per scusate, ma considera, la considera. Faccia di Ivan, bellissima. Quindi. Anche quello ha un bel valore, secondo me, infatti. Infatti, sono d'accordo. Allora, ragazzi, io sono veramente contenta di questi match fatti finora. E... Enrico, io cosa dici? Li lasciamo andare? Pausettina, così arrivano gli altri due e okay. si ritorna qua fra 5 minuti con l'ultimo game della giornata. Esatto. L'ultimo match della giornata, scusate, Rubino versus Blue. Esattamente. Blue. Beh, punterò tutto su Rubino, ovviamente, ragazzi. Ok, giustamente hai bisogno, no? Di che qualcuno... Di puntare soldi, esatto. No. No, perché so che è una pippa a giocare, quindi... Sì. Va bene. Ok, devo dire che questo non influirà sul vostro girone, la prossima Esatto. Per il vostro partita. Girone oggi siamo nel chilling. Esatto. Siamo nel chilling. Esattamente. Quindi ragazzi, un saluto e ci vediamo per il prossimo match. Ok? Mi raccomando, allenatevi, dateci dentro, mi raccomando. A presto. Buona... In bocca al lupo. Grazie. Buon grazie anno. Mille. Buon anno. Auguri. Buon Natale. auguri. Ciao. Ciao. Ok. Ma mi sa che anche lo salutiamo sì, adesso, no? Infatti, dopo la pausa. Volevo appunto... Enrico, noi siamo dall'altra parte, se ci senti. Scusate. Di nulla. Sì, saluto solo... Cioè, saluto, vediamo un attimino come... Ok, allora aspettiamo un attimino, quindi Enrico ci... salutiamo dopo, giusto? Facciamo un attimo una breve siamo pausa. Siamo ancora in live, lol, perfetto. Non ah, lo so, non l'avevo ok, capito. No, meno nel male senso volevo un attimo... Che non hai detto nulla di... Volevo sapere... No, tranquilli, è un piccolo scivolone. È stato molto stressante organizzare il torneo. Comunque, no, ci vediamo tra stavi un istante. Spogliando. Ci vediamo tra un istante. Ok, ritorniamo subito, ragazzi, facciamo una breve pausa, ok? A tra pochissimo. A tra poco. A dopo. A tra poco.
Eccoci di nuovo qui, siamo pronti per seguire il terzo match ed ultimo match di oggi, che è quello tra David Rubino contro Tuml. Enrico, sappiamo che... Io vi saluto, cari amici, buona continuazione per questo ultimo game, e ci rivediamo domani. Domani vogliamo faccio un piccolo spoiler, ci sarò di nuovo io, ma poi ci sarà un extra caster d'onore che è il Paolone con la sua nuova pelata, visto che si è rasato poche ore fa. Sì. Quindi ci rivediamo domani. Ringrazio naturalmente Maria, ringrazio Romualdo, ringrazio i giocatori e tutti i ragazzi in chat. Vi mando un bacio. Grazie a te, Hank. Buona ciao, serata. Caro. Ciao, ciao. A presto. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Eccoci qui, Romualdo. Siamo pronti qui per questa prossima sfida. E allora. Sì. Andiamo. Qualche secondino ancora e possiamo partire. Possiamo partire subito, infatti. Sì. Abbiamo già piazzato la bet su questo ultimo match di oggi. Blur ieri ci ha già stregato col suo gioco contro Tiz, un match molto avvincente per chi non l'avesse seguito. Vi consiglio di riguardare il VOD o su Twitch o su YouTube. E quest'oggi abbiamo la seconda partita e iniziano. Attenzione. Ah, eccola qua. Allora, abbiamo quindi... sì. David Rubino col bianco contro Blur col nero, sempre di 4, e devo dire che amano le aperture di donna i nostri creators. Sì, si sbilanciano meno e quindi forse sono avvantaggiati da questo punto di vista. Sai, con E4 e 5 ci sono tanti di quei gambetti, tante di quelle cose da tenere a mente. C'è tanta teoria, perché 4 fondamentalmente si gioca da 500 anni. Quindi è chiaro che anche veramente i nostri grandi predecessori, come direbbe qualcuno, sapevano già come rispondere 4 e 5. Esattamente. Ok, va bene. Arriva una C3 che potrebbe sembrare un po' un inizio di un London, magari, no? Io tiro l'acqua al mio mulino, come al solito. Sì. E quindi cavallo C6. Ok, si può giocare, anche se spesso si preferisce lasciare libero, no? Questo pedone C, che tante volte può anche spingere, però va bene. Sì. Magari se il nero riesce a fare E5 non è male come idea. Sì, okay. Sì. Come siamo messi con le cam? Riusciamo a vedere le facce di questi? Sì, ora te le mostro, Romualdo. Sistemo le ultime cose che le mostriamo immediatamente. Va bene. Ok. Comunque, lo schema che ha giocato Blur ricorda un po' quello che è successo ieri, no? Perché Daniele ha giocato la Scandinava, ha giocato D5 ugualmente. Ha detto, vabbè, io gioco D5, funziona sempre. Esatto. Sviluppa i pezzi, già sta super gasato, si sente fra pochissimo, lo potrete anche vedere. E quest'oggi ci ha detto che la sua webcam non traballa, quindi siamo ottimo. Nel chilling anche da questo punto di vista, tutto a posto. Ok. Rubino, ricordiamo, ha iniziato da poco a muovere i pezzi, quindi è uno scontro che può sembrare un po' impari, no? Però secondo me è bello vedere anche la differenza di livello tra chi magari gioca a scacchi da un po' e chi ha appena iniziato. È vero, sicuramente... sono d'accordo. Infatti la cosa bella secondo me di questo evento, no? Spesso si fa riferimento a giocatori che hanno cominciato praticamente da poco contro altri che magari già giocano da un po' di tempo, ma il bello di questo è proprio quello di avvicinare nuovi appassionati, cioè nuovi giocatori che possono a loro volta appassionare il loro grande pubblico, quindi sinceramente penso che in questo ci sia solo tanto di positivo, no? E ovviamente come tutti noi quando impariamo, no, qualcosa di nuovo abbiamo bisogno di un po' di tempo, ma è bello comunque cimentarsi sempre e andare all'avventura e magari scoprire, no, di avere anche delle passioni diverse. E qua alfiere F5, queste sono sempre quelle mosse, Romualdo, che ok che adesso Rubino ha questo pedone in C3, ma bisogna sempre stare attenti a questi salti di cavallo, quindi per cui in questo momento sta lavorando bene in questa direzione. Ok. Sì. Diciamo E5 sarebbe la mossa ideale in questa posizione, perché guadagna spazio, apre la strada all'alfiere in F8, quello campo scuro, e quindi dice, ok, mi stai lasciando il centro, me lo prendo,
anche se sei bianco, io mi prendo, è come se prendesse un po' il colore, non andasse un esatto, po' in vantaggio. Giusto. Però FF5 sviluppa un pezzo, quindi in generale non può essere una cattiva idea. È un po' più contenuta come idea. È un po' meno arrogante, diciamo. Sì, sì. E qua, Enrico, adesso stiamo vedendo i nostri due sfidanti di quest'ultimo match. Ho detto Enrico, davvero? Hai detto Enrico. Lo so che li vuoi tanto bene, però non posso, non potrei mai permettermi di paragonarmi a Enrico, quindi... Qua, Romualdo, mi devi perdonare, perché qua con tutti questi nomi eccoli, faccio fatica anch'io. Ah, ecco, vedo attenzione. Blur... Sta sballando la cam, attivo l'audio, ho deciso. Si sta sballando, va bene, va bene. Io tanto dovrei aver aperto, fammi vedere. Ah, vai, sentiamo. Ok, cavallo lì. Vabbè, a noi non ce ne frega un cazzo. Non temiamo spinte di nessun tipo. Ci va bene. La martiere qua. Ci sta, uno sviluppo molto, molto tranquillo. Ricorda un po' il London System da nero. Ovviamente ci andrebbe il pedone in C6 per mantenere la struttura un po' più solida. Però così, un arrocco corto, anche un arrocco lungo, perché no, e poi una spinta in E5 che va preparata. Sì. E il nero sta a posto. Non, diciamo, l'obiettivo del nero a gioco corretto sarebbe quello di ottenere la parità in apertura, no? Perché ovviamente muovendo per secondo deve un attimo farsi valere per poter ristabilire questa parità. Però adesso il nero non si lamenta per nulla. Sta benissimo, adesso è pronto ad arroccare. È il bianco che deve dimostrare di essere nella partita. Giusto. E qua, sì, devo dire che il nero non ha alcun problema, mentre il bianco, come appunto dicevi tu, sta avendo un po' di problemi con il suo sviluppo. Prima l'alfiere in D2, adesso lo porta in E3. Ok che magari l'alfiere campo chiaro svilupperà in fianchetto, però sempre, no? Occupa questa casa davanti al proprio pedone. Vediamo. Sì, 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 blocca la strada, anche se comunque l'alfiere campo chiaro magari c'ha la casa G2 dove andare... Tuttavia, sicuramente muovere due volte un pezzo non è positivo. Sì, sì. Quindi... Esatto, ricordiamo proprio che uno dei principi generali delle aperture cita appunto non muovere più volte lo stesso pezzo in apertura. L'apertura è una delle è praticamente la prima fase di gioco. Ne abbiamo tre: apertura, medio gioco e finale. Aspetta, sentiamo Blur? Sì, sentiamo. È il cervello umano che dice voglio arroccare e spinge un pedone. Che tipo di cervello umano è? L'ha fatto lui? Si sta autocriticando? Cervello umano, beast! Ha fatto a casa e si è lamentato, quindi... Sì, non gli è piaciuta. Vabbè. Però dai, ci può stare ci sta, alla ci fine. Sta, sì, sì. Non è malvagio, magari poteva dare fastidio, non so, un'inchiodatura in G5, sebbene l'alfiere campo scuro del bianco si è mosso più volte, no? Come appunto dicevamo, uno dei principi è appunto quello di non muovere più volte lo stesso pezzo. Così come anche non portare troppo presto la donna in gioco, perché i pezzi minori dell'avversario, che potrebbero essere i cavalli, gli alfieri, potrebbero attaccarla facilmente. Ok, e qua... Vediamo Rubino come se la caverà. Sentiamo. Posso sentiamo. Dire... Ah, sentiamo Rubino, va. Perché finora ancora vediamo. L'abbiamo sentito. Perché sembra in silenzio, sembra molto riflessivo sta... Ora, non so se sia in live. Blur, secondo me, sta dicendo troppo tempo, troppo tempo. Vediamo, vediamo. Vediamo Blur allora che... Oh, ma questa... Torre G1. Ma che è? Sta torre così? È l'assetto tecnicamente di quando giochi... di quando giochi C4 contro la siciliana del bianco, però con la spinta di pedone attenzione. Su con l'altro tiriamo pedone fuori. Curiosa, vabbè, noi arrocchiamo, che cazzo ce ne frega, ci sta giustamente sta. Si fa, è giusto, ha delle idee giuste. Infatti ieri l'abbiamo visto già Blur, sicuramente estroso nel commentare mentre sì, gioca, vero. Estroso anche nel gioco e, ripeto, secondo me ci darà tante soddisfazioni in questa partita. Sì. Ieri poi l'ho visto che subito dopo la sua partita, un po' come Omiatol, e anche lui ha continuato a fare diretta, no? Sugli scacchi, a giocare, a fare proprio i puzzle rush di cui parlavamo prima, no? E insomma era divertente vederlo risolvere diversi, insomma... Quindi sì, è bello che insomma si stanno veramente, ci tengono tanto a questo torneo. E qui arrocco, ok. Qua il bianco deve assolutamente continuare lo sviluppo. Cavallo di 2, poi magari cercare di sviluppare questo alfiere. Non è facile perché i pezzi sono un po' incastrati, eh.
Sì, ci sono. Il fatto è questo, che comunque le regole negli scacchi, diciamo i principi generali che poi magari si usano nell'apertura, sono frutto di decenni, decenni di una teoria costruita sulla base dell'errore. Quindi un principiante, se non viene guidato in questi principi, che possono risultare anche strani o no, di difficile comprensione, è molto improbabile che riesca da solo autonomamente a giocare. Diciamo le mosse giuste, le mosse migliori, ma diciamo anche Esatto. seguendo i principi semplicemente, no? Motivo per cui Esattamente. adesso vediamo queste mosse qui, magari una cavallo, adesso cavallo di 2 in realtà è buona, no? Perché sviluppa un pezzo, però l'assetto del bianco sembra molto costretto, basta contare quante case controlla il bianco oltre la quarta traversa, quindi oltre la linea di metà scacchiera. Ne ha pochissime, ne ha 2 per il cavallo, 2 per il pedone di 4, altre 2 per l'alfiere, sono molto poche, invece... Il nero ha molti pezzi che controllano oltre la metà scacchiera, il pedone in D5, il cavallo in F6, il cavallo in C6, Esattamente. l'alfiere in F5, l'alfiere in D6, tutti i pezzi praticamente controllano Esatto. case oltre la metà scacchiera. E Vero. questo è determinante quando si vuole attaccare. Esattamente. E qua c'è veramente il nero sa comunque a parte sì, forse questo cavallo in D7 l'avrei preferito magari più in D7, così sarebbe stato un po' più flessibile per il nero cercare di spingere in C5 e in E5. Però in linea di massima qui il nero ha giocato da bianco praticamente, cioè se riesce ad arrivare con E5, insomma, non ha veramente problemi. Ed è il bianco qua a doversi veramente preoccupare seriamente perché non sa come continuare. Non può arroccare corto, la donna fa fatica a giocare, insomma, veramente, Sì, veramente triste qua. c'è da dire che comunque donna E7 è un'ottima mossa perché siccome il re del bianco al centro, quello che dovrebbe fare il nero è aprire il centro. Esatto. Quindi se toglie i pedoni davanti al re dell'avversario riesce a piazzare i pezzi Aia, pesanti. aia, aia. Guarda, non so neanche se me la Esatto, mangerei quella tora a perché questo punto. tanto. Perché... Questo alfiere in effetti è bello, questi pezzi del bianco che non giocano ancora. Sì, si potrebbe anche non catturare, hai ragione. Eh sì, perché uno pensa anche all'attività dei pezzi, è chiaro, sulla teoria l'alfiere, in teoria l'alfiere vale 3, la torre vale 5, però quest'alfiere mi sembra che controlli molte case, la torre in B1 cosa ci sta a fare? Vero. Se il bianco vuole togliere, vuole difendere questa minaccia, deve perdere un'altra mossa per spostare la torre, quindi a questo punto gliela lasciamo e noi continuiamo con la nostra idea. Apriamo Esattamente. le linee, apriamo tutto, come direbbe il nostro grande duccio in Boris, e sfondiamo al Sì, centro. Romualdo, direi di andarli un attimino a Sì, spiare. Vediamo cosa sì. stanno dicendo. Sono curiosissima. Allora, provo a Allora, smutare andiamo a vedere. Rubino senza successo. Vediamo Ok, Blur. Eh forse è finito. sì, Avviciniamo pure le torri, magari. Anche perché infatti, l'arrocco lui non l'ha fatto. Lui non ha arroccato. Cioè, mamma mia. giusto. Teoricamente, regà, se tu gli levassi il pedone. Cioè, se ci avesse un altro pezzo. Al posto del pedone ci sarebbero dei mattini proprio, capito? Gli affogati al caffè a re. Galluk, grazie per i 13. Bentornato, bellissimo. Nick, grazie per i 6. Grandissimo. Bentornato. Eh sì, il matto affogato è uno di quei temi che in effetti speravo di vedere in questa posizione. Mi Sì. sono fatto proprio la stessa E in idea. effetti, no, questo re qui affogato dai suoi stessi pezzi, in effetti potrebbe dare questa idea, no? Immaginiamo un cavallo in D3 in C2, però come diceva giustamente Blur, c'è cioè questo pedone che al momento lo impedisce, però sì, un'entrata in C2 non sarebbe neanche male. E qua Sì, spieghiamo cos'è l'affogato. Quindi il re è sì. circondato dai suoi pezzi, si dà sto matto di cavallo e poi il pubblico applaude di solito perché è Esatto, veramente bello da vedere, dai. perché È veramente un bel esteticamente matto. bello proprio, sì, Proprio sono d'accordo. Tu l'hai mai dato, Romualdo, in vita tua, un bel figo. matto Ha affogato? voglia, voglia. Ha È un matto voglia, voglia. uno di quelli anche da fare tantissimo coi puzzle. Ragazzi, esercitatevi perché è una gioia poterlo dare. Torre B2. Assolutamente. Rubino si difende, ragazzi, attenzione, salva la sua torre. Il Rubino è un altro Romualdo di quelli che ha praticamente iniziato da poco. E quindi, insomma, è bello vedere anche lui cimentarsi in questa nuova avventura. E qua. Eh sì, secondo me è bello, sì, perché si colgono le diverse sfumature, perché uno pensa, vabbè, ok, innanzitutto non è che gli scacchi sono un gioco per persone No, intelligenti, non è vero, che può giocare chiunque, è chiaro che sono dei questa falsi miti. misconcezione che c'è, esatto, c'è questa misconcezione che poi porta magari la gente a non avvicinarsi troppo agli scacchi, ma in realtà le regole del gioco si insegnano
in una lezione, ci vuole veramente Sì, poco. sì. Ovviamente poi per diventare grande maestro, nel caso di Maria possiamo dire anche campionessa italiana 3 volte e facciamo anche questo sell-out così. E campione italiano di arbitri, Arbitri, sì, giusto? vabbè. Esatto, Sì. esatto. Vabbè, ok. Comunque Sì, sì. quindi quello è più difficile ovviamente, Esatto, però cioè, vero, imparare è un gioco vero. È come un si gioco. imparano tanti giochi. Sì, e devo dire, no, che gli scacchi, anche prima della serie TV, della famosa serie Netflix, La regina degli scacchi, erano guardati, no, un po' in maniera, insomma, come un gioco magari, di Di nicchia, così un nicchia, po' esatto, di difficile da nicchia, ma devo dire, io ho avvicinare. parlato con Rubino in altre circostanze, anche lui mi aveva detto, sai, pensavo fosse un gioco un po', diciamo, un po' da sfigati in un certo senso, Eh invece sì. si è ricreduto, Romualdo. Devo dire che si è Sì. ricreduto, non è assolutamente così. Beh, secondo me se qualcuno comunque gioca in generale giochi di strategia, anche giochi da tavolo, secondo me si può, cioè è molto facile che si avvicini agli scacchi con lo spirito giusto. Poi voglio dire, è chiaro che non sarà, per dire, non sarà nella stessa famiglia degli FPS, per dire, o di FIFA, Certo, però certo. è un gioco comunque che se ci pensate si può fare con nulla. Cioè io per Sì. esempio se volessi giocare con Maria la chiamerei al telefono senza Esatto. neanche... Cioè, ok, apro chess.com perché siamo su Basta chess.com avere adesso, un no? Però... mouse. Sì. Eh sì, ma in Ma realtà anche puoi alla anche giocare a cieca. mente, no? Puoi giocare alla Esatto. cieca, cioè tu puoi dire le mosse al tuo avversario, le mosse che farai e lui si immagina la scacchiera, una cosa che i Sì, giocatori forti sì. fanno ed è molto scenografica, quindi secondo me ha veramente tanto potenziale, no? Non ti Esatto. serve la scheda grafica di ultima generazione. Adesso Esatto. faccio Sì, questo dissing, è però in vero, è realtà vero. mi È piacciono tantissimo altri accessibile giochi. a tutti, sono d'accordo. E comunque, Romualdo, qui attenzione perché Rubino, che tra l'altro non ha giocato tantissime partite, si trova a giocare anche contro un altro avversario che è il tempo. E qui Eh sì. vediamo Blur con 6 minuti e soltanto 25 secondi per Rubino. Sì, sono quasi curioso di attivare il Attenzione. suo audio per sentire se Sì, si vediamo accorge del... se. Infatti Ah. Troia. io per quello ho paura, onestamente. Io ho paura delle parole bannabili perché dobbiamo... Ci vedono anche i bambini, ragazzi, dobbiamo dare il Sì, buon esempio, dobbiamo quindi... stare attenti. Vediamo Con Blur la cosa dice. torre e non so se è parabile quel matto. È tecnicamente. Ma Tempo. vi. Perso per il tempo. Ok, quindi. Spostiamoci su Discord e Sì, sentiamo andiamo cosa hanno da subito dire i giocatori dall'altra su questa cosa. parte. Andiamo. Tempo. Ragazzi, ci sentite? Sì, ma ho perso tempo, non so cosa è Sì, successo. allora la partita di ieri. Se perdete tempo con me, ce ne vuole, cioè, te lo posso assicurare, ce ne vuole. Sì. No, ma stavo a ragionare su tutte le cose, non ho visto il tempo, Sì. vabbè. La partita di 10 minuti più 5 secondi di incremento a mossa. E purtroppo, Ok. oltre all'avversario che abbiamo di fronte, anche il tempo è un altro avversario da tenere ben presente. Ok, Giustamente, ok. giustamente. Perché se ero concentrato a vedere tutto. No, no, Vabbè. tranquillo, tranquillo, Rubino. Infatti, io lo sto dicendo, Ma... per alcuni di voi è la prima volta, una delle primissime partite, quindi tranquilli che state veramente facendo bene. Ok. E No, impressioni su perché questa prima partita? no, figo, mi sto a divertire perché Bello. oltre che guardare le cose che facevo io, comunque stavo a vedere quello che poteva fare lui dopo e mosse, quindi ho perso tempo sul Esatto, pensare. esatto. E come faccio io? E tra poco, ragazzi, mi raccomando, poi adesso sì, andremo avanti anche con la partita successiva, però dopo non scappate subito che vi facciamo anche qualche domanda in più. Adesso non vi voglio distrarre troppo dal match. Va Romualdo? benissimo. Sì, Romualdo, ci senti? Chi è Romualdo? Oh. Romualdo a volte Ah, scompare, è sì, ci sono, ci incredibile. sono. Ho dimenticato di Eccolo! attivare Oh, l'audio, siamo ragazzi. in Ma due, che siamo due Romualdo? commentatori. Scusa. Ciao Scusatemi. Romualdo, scusami. Scusate, stavo dicendo, ragazzi, faccio partire la partita tra pochissimo. Se Sì. avete bisogno di spostarvi, non so, andare in bagno, bere un Sì, attimo, ce lo oppure dite, eh? Se buona volete. partita No. Ok, e allora iniziamo possiamo tra ricominciare pochissimo. subito. In bocca al Tra... lupo e a tra Va bene. Ma pochissimo, Rubi, più ragazzi. veloce! Osato, ho No, pensato, ho capito quello che sì, devi tranquillo. fare. Va bene, ok. Ma che Ok, devo spingere? vai. Rivincita? No. No, no, No. ragazzi, non dovete toccare nulla, parte tutto in automatico, basta che Parte, sì, restate facciamo sempre in partire noi, scacchi tranquilli. live nella solita finestra della scacchiera dove Sì. stavate, non vi muovete da lì. Ok, Ok, adesso ci ritorniamo siamo. dall'altra parte, Romualdo. Sì, ci sono, ci sono.
Scusatemi, purtroppo qua gestire tutto, non sono pratico Sì, come Hank di non è Twitch, di tutte queste semplice, cose. ma ce la stiamo cavando alla Sembra grande, facile. Romualdo, tranquillo. Spero che la Allora, chat ci supporti anche in questo, sì, ma perché... sentiamoli. Romualdo, sono belli carichi? Sì, parte anche la partita, quindi Romualdo, facciamo subitissimo. scrivere una di quelle parole, facciamo infiammare la chat. Che dobbiamo far scrivere? Scegliamo la Decidi tu parola. che su questo Scriviamo uno se siete sei re. caldi. Chat, scrivete uno se siete Uno caldi. se siete caldi, fateci sentire. Vedo un po' di uno, ragazzi. Comunque devo dire che in chat ci sono anche Avanti dei partner 22. Sì. molto conosciuti di Twitch. Attenzione, abbiamo un sacco di gente che ci guarda. Li Veramente salutiamo molto tutti. positivo. E grazie ancora a tutte le persone che ci stanno guardando sia da Twitch, anche da YouTube e da Chess TV. Ragazzi, mi raccomando, cliccate sul cuore, seguite il canale e iscrivetevi anche a quello di YouTube. Mi raccomando. Sì, Romualdo. allora, ancora una volta super gettonata, questa di Ma 4 sta cavallo C3 ci andando. Sì, piace, qua tra l'altro hanno molto... fatto un ordine diverso, no? Perché è Sì. partita come una scandinava, tra l'altro. Ah, sì, e E poi poi si si è sono quasi trasformata rientrati nella solita linea che abbiamo perché visto finora. Sì, volevano rientrare in questa apertura. esatto. Ora, io devo fare outing però, Maria, perché Dimmi, io c'è una dimmi. parola che pensavo di aver capito, ma forse non ho capito, quindi vorrei un aiuto dalla chat in tal senso. Vorrei capire dalla gente della chat esperta mia matrice cosa Sì. voglia dire based, perché forse ho Ah, frainteso. Te lo sai, tu sei, vabbè, te allora sei più io sul so che quel pezzo. meme che è solitamente verde, che credo sia lui. Però vediamo, vediamo, magari loro ce lo Perché spiegano spammata è meglio. based, però io non so cosa È voglia un dire. emoticon, sì, fin qui ci Infatti, io siamo. sono, E che cosa vorrei dire significa quasi questo boomer. emoticon? Sentiamo, ragazzi. Qualcuno dice eleganza. Perché secondo me neanche loro sono convinti. Adesso scopriremo tutti quelli della chat che... Ritorna la parola eleganza. Qualcuno dice Io pensavo che banale. based fosse, cioè nel senso Base. fissato, cioè nel Così, senso tipo solido, così. quindi una cosa sensata, diciamo. Pensavo che Qualcuno volesse dice dire sensato. elegante. Altro capo, A sentire. modo. Mi Vabbè, piace, ragazzi, non lo questo sapete neanche based, voi, secondo me. ragazzi. Vabbè, la Mi piace. stiamo A noi buttando come ci proprio vedete? Ci sull'opinione. vedete based? Stiamo attenti, secondo me, non No, rischiamo di farci ritorcere ok, contro no, no. queste... Attenzione, Sì, va bene, la chat comunque esplode su questa cosa. attenzione. Allora, ragazzi, qua andiamo subito, esatto, a vedere cosa è successo intanto nella partita. C'è stato cavallo C3, E5, D per E5, F6 e qui si cambiano subito le donne e il rubinone dovrà catturare questa donna. Speriamo Sì. di chi la catturerà, perché Vabbè, certo che deve fare giustamente. F7, dai, No, ci credo che la veda. F7. È il primo istinto, dai, mangiarsi la donna. Eh sì, la cosa che Esatto. dico, non so se convenga tra principianti, diciamo, principianti in senso esteso, Cambiare cambiare subito le le donne, donne. perché diventa tecnica la posizione. La tecnica non è qualcosa che, secondo me, è amico dell'essere principiante. Capito, Quindi... capito. E devo dire che sì, tra l'altro tra i principianti non è che si cambia proprio facilmente le donne, no? Loro ci tengono a tenersele strette per dare poi il matto all'avversario, no? Cambiare la donna non è così semplice proprio da accettare questo cambio. E qua, vabbè, hanno cambiato le donne, al momento pari pezzi, ma un pedone in meno per Rubinone. Signori, signori, Dimmi, fermi dimmi, tutti. Ho chi c'è? Ma capito che cos'è based, è quello grazie con la alla chat. cravatta? Incredibile, perché ho installato l'estensione. Signori, sono Sì? Ce l'ho contentissimo. anch'io, ma è quella con Cioè, la cravatta? Quello lì con la giacchetta? Ah, quello è sì, bellissimo. sono contentissimo. Cioè, veramente ho capito qualcosa grazie a internet, grazie a Twitch. Cioè, non pensavo di poter imparare, oltre agli scacchi, in queste live, anche il mondo di Twitch. È Esattamente, fantastico, esattamente. ragazzi. Ci sono Questa è tanti la positività che termini. ci piace. C'è uno scambio equo e questa è la bellezza, no, di questo La grande evento. bellezza. Giusto, Romualdo. Fantastico, dalla chat tutti che spammano based. Va bene, based allora Based. E quindi diventa Romualdo, la quindi nuova è emote. giusto, noi siamo un po' Ora siamo based o no, based. Va ragazzi? Fateci bene, va bene. sentire. Sì. Vabbè, allora per le prossime dirette, vabbè, però quando arriviamo a Romualdo, entrare nella allora ti fase vogliamo di vestito proprio in eliminazione. quel modo, verso la fine, ok? Dovrei affittarlo lo smoking, No, però sulla giacca ci ci possiamo possiamo. stare. Sì, Ok, sì, sì. ok, La ok. Allora giacca la faremo posso così. mettere. Bene, bene. E qua, ragazzi, dopo
Dopo un po' di cambi, qui Rubinone gioca B6. Meglio sviluppare i pezzi qui, subito i pezzi in gioco. Quando diciamo i pezzi non intendiamo proprio tutti i pezzi, ma intendiamo tutti tranne i pedoni, no? Nel senso portare i pezzi in gioco, sviluppare. Perché a scacchi, ragazzi, bisogna giocare con tutti i pezzi, non possiamo mandare soltanto un pezzo in avanti, dobbiamo accompagnarli con tutti quanti. Posso dire una cosa? Mi Dimmi. piace anche l'atteggiamento di Rubino in queste partite. Anche prima si. Cioè, si vedeva una persona positiva. Ok, ha imparato Sì. adesso a giocare, però gli si sta Hai divertendo, gli piace ragione, fare questo, è piaciuto molto, anche a no? me. Molto, Molto, molto. molto Infatti, questa cosa gliela sportivo. voglio È dire. Sì, piaciuta. Infatti, dopo per assolutamente. questo gli ho chiesto di restare perché ora non volevo, Sì. prima della seconda partita, fargli troppe domande. Ma dopo voglio anche sapere da lui come è cambiato il suo pensiero, no? Dall'inizio al dopo, diciamo così, di quando si è avvicinato al mondo degli scacchi. Va bene, va bene. Qui, ok, ha giocato C6. Ok, vediamo. No, voglio sentire cosa sta facendo Rubino, perché sta pensando e sta Sì, sta anche calcolando. indicando. Sì. Si sta divertendo. Adesso è Ah, sorpreso ma dalla guarda che rocco, maglia giustamente. c'ha Romualdo. Cringe, sì. Che Cringe. richiama un po' il nostro Hank, no? Il nostro il Esatto. cringe, quindi. Incredibile. Ha rocco lungo e questa mi è piaciuta. Qua Sì. molto bene, Blur perché mette il re al sicuro, anche se comunque non ci sono più le donne, ma va bene. Ma soprattutto porta subito la torre in gioco sulla colonna aperta D dove c'è il re avversario e mette in comunicazione allo stesso tempo le torri, che è proprio, diciamo, è quello che l'arrocco vuole fare, no? Cioè quando si arrocca Sì. si ha proprio questa idea di mettere le torri in comunicazione e il re al sicuro allo Vi stesso assicuro. tempo. E in E poi la più Rocco Lungo c'ha sto qua. vantaggio, no? Che attacca sulla colonna D dove sta il re, Esatto, quindi è proprio perfetto, molto sì. pericolosa qua. Sentiamo un po' Blur cosa ha da Oh sì. dire. Oh no. Oh Dio, ma perché quando gioco a scacchi mi volano gli occhi? Comunque sì, raga, io cioè, gli chiederò di analizzare magari le partite con Tizza, cosa. Non so se si può fare, successo, sinceramente. Vladimir, grazie per Certo che si l'anno, può fare. bentornato. Sì, Certo che si esatto. possono analizzare le partite, ragazzi, quando finite, soprattutto con le membership, le varie membership di chess.com, avete a disposizione il pulsante resoconto partita. Quindi avete un'analisi accurata fatta dal motore che vi segnala addirittura i momenti salienti. Quindi non è che dovete analizzare tutto, mossa per mossa, e pensare, ah, ma qui potevo fare questo o quello. No, avete automaticamente un assistente virtuale, come ce ne sono tanti ormai al giorno Sì. d'oggi, che vi dice avreste potuto fare questo in questa precisa posizione, quindi un Esattamente, vantaggio non da per poco. cui assolutamente. Ci sono tante funzioni che possiamo sfruttare e che ci possono aiutare ad imparare e a migliorare. Quindi assolutamente sì. E qua vediamo un attimino che. Allora, vediamo. Vediamo, c'è un Cavallo doppio in E7. F7, no? Blur E non se lo arriva, lascia giustamente. scappare, ragazzi. Cavallo F7 doppio. Sentiamolo, sentiamolo, Sì, Romualdo. c'è un po' il veleno dopo ieri, E mo, diciamo. ragazzi, ce n'è una ancora cattiva. Ce n'è un'altra cattiva. Che in realtà. Ah, no, in realtà ha messo il cavallo là per evitare alfiere F5. Che poteva essere capito dalla serie A. Oh, te vengo sotto e non te puoi levare. Cioè, non puoi farlo. Fantastico, Quanto giusto, entusiasmo, giusto, giustissimo. ragazzi. Mi piace. Mi Bene. sembra, cioè praticamente lui potrebbe tranquillamente aprire un format e chiamarlo Scacchi Coatti, tipo. Cioè, devastante, Sì, sì, ma sì, sì, milioni di sì. visualizzazioni. Si mette a Infatti. commentare le partite tipo, che ne so, prendi le partite storiche, no, dei grandi giocatori e le fai commentare così, no? E qua poteva venire, lo corcavi, tipo, portavi le torri addosso, tutte queste cose qua. Vabbè, glielo devo Pazzesco. proporre, E secondo me infatti, ma secondo è un'idea. me gli piacerà. E vediamo un attimino. Ah, cavallo, ok, cavallo per H8, giustamente si è andato a catturare la torre. Sì, qua Rubino deve assolutamente creare una casa sulla quale sviluppare il cavallo, no? Quindi ha bisogno di muovere uno dei tre pezzi tra i pedoni e l'alfiere. Intanto è sotto attacco il cavallo in E7, che va difeso. Non possiamo lasciare altro Gotham materiale. Chess Romano, bellissimo. Fantastico, fantastico. Gotham Chess, noto streamer di Sì, chess.com degli esatto. Stati Uniti. Esattamente.
E qua, ragazzi, Incredibile. com'è? Scacchi Dunk magari anche per gli amici un po' più sul pezzo con i meme. Va bene, vediamo. No, vabbè, Blur ci sta regalando troppe perle questa Sì, sera, quindi direi di smutarlo, visto, vedere son un po'. salame. Che te devo dire? Sto a giocare, Non l'ha capito? Mi visto. sono molto della serie ingordo, sto mangiando tutto e basta. Sarebbe da fare un sacrificino carino, magari. E invece ti mangi il cavallo in Qualcosa di esette, no? bellino, ma. E infatti si può Beh, mangiare il cavallo secco se non fa proprio. niente. E l'hai fatta, ma come? Torre Eh per sì. Vabbè, E7, ottima. certo. Adesso anche Alfiere F5 può arrivare, quindi sfruttiamo un tema tattico ricorrente, no? L'inchiodatura, Esatto, in eccola questo caso qua. dell'alfiere in D7, quindi Come vediamo cerchiamo questo di mettere ancora alfiere. più pressione e facciamo convergere tutti i pezzi su D7. Esattamente. Come vediamo l'alfiere non si può muovere proprio perché ha dietro c'è il re e il re non può mai essere catturato a scacchi, lo ricordo per chi si stesse avvicinando per la prima volta. E guardate Blur Eccolo. quanto gioca bene qui. Sì. Continua ad aumentare la pressione sul pezzo inchiodato perché appunto non potendosi muovere in quanto dietro c'è il re, porta altri pezzi in attacco su questo alfiere. Molto molto Sì. bene qua. Posso dire una cosa, guarda. Sì. Allora, ieri c'è stato un altro match, diciamo, molto sbilanciato, no? Quello tra Tiz e Lucy Lane. Però mi sembra che la conduzione da parte di Blur di questa partita sia stata veramente esemplare. Mentre ieri Tiz, comunque, con un avversario che non aveva esperienza di gioco alla fine, no? Sì. Sì. Ha avuto più difficoltà a portare a casa la pagnotta. Quindi, secondo me, cioè, Blur, con avversari che, insomma, con cui c'è un certo distacco, comunque mostra che ha un gioco Sì. molto, potremmo dire, based in questo caso. Cioè, Esatto, mi è sembra giusto, mi proprio. Ha piace. messo tutti i pezzi in gioco tranquillamente, alfiere F5, ha visto il doppio, ha fatto tutto quello che doveva fare. Giusto. Proprio, cioè, Ieri avrà un'accuracy incredibile, cioè, sicuramente. sì, ma sicuramente no, poi anche ieri, no? Cioè ieri durante la sua live l'ho sentito parlare anche del papà, no? Che gioca a scacchi e che sicuramente avrà avuto un'influenza, un impatto positivo, no? Su di lui per quanto riguarda la sua passione per gli scacchi. Ma in generale, Romualdo, ieri l'ho visto risolvere delle posizioni anche di finali dove insomma calcolava, che ne so, tipo spingeva il pedone passato lontano, la regola del quadrato, quindi comunque ha delle conoscenze abbastanza interessanti. Quindi niente male anche lui, Dici Tiz? nonostante. No, Dici no, Tiz, parlo no? di Blur in questo Ah, di Blur, caso. ok, E dico, sì. nonostante la sconfitta con Tiz, no, che Sì. sicuramente quello è stato un bel match, insomma, ancora tante carte, no, per poter arrivare sicuramente nei primi due nel suo gruppo. Quindi, assolutamente. Assolutamente, assolutamente sì. Saranno quasi sicuramente lui e Tiz a passare il girone e quindi poi nella fase eliminazione diretta dipende un po' dagli abbinamenti sicuramente. Potremmo avere una fase molto molto Sì. divertente, Ok, assolutamente. F5 qua queste torri. Io qua, Romualdo, proverei a chiudere quella casa C5 in qualche modo. Magari un Ah, tu C3, dici no? D4, Cerchiamo. così che minaccio, magari cerco di creare qualche rete di matto a quel re in B6. Sì, sarebbe divertente mettere anche un cavallo in C5 magari, sostituendo Un la bel avamposto B4. ancora più forte, come no? Eh sì, e così fai Quindi torre C3, B7 B4, un cavallo matto. C5 ed è subito matto, ed è subito sera. Ed è subito sera, sì, infatti. Sì, cavallo F7. Sì. Che porta un pezzo in gioco e ci può stare, ovviamente. Magari si poteva lasciare come bait e cercare poi di fare torre B7, però è Sì. giusto, è la mossa giusta, cioè c'è un pezzo Spieghiamo bait sotto cosa in significa presa. perché io l'ho imparato da poco sempre grazie ai nostri creator durante questo torneo, durante questa esperienza, che significa esca, è corretto Romualdo? Giusto, giusto, ma L'ho comunque è un imparato. termine Sì, scacchistico, cioè anche diciamo si viene usa il termine usato. esca. Sì, ma Sì, devo dire che l'ho usato assolutamente. molto, cioè l'ho sentito molto da loro, quindi per esempio da noi, ok, magari adescamento, a volte deviazione può essere un qualcosa, invece è carino proprio questa cosa di esca, mi piace. Sì, sì, aspetta, c'è il tema tattico, com'è che si chiama? Adesso mi sta venendo un lapsus. Quando tu attiri, no? Adescamento. Adescamento, ok, sì, Esatto, esatto, è la stessa esatto. cosa. Sì. Sì. Noi siamo abituati tecnicamente a chiamarlo adescamento e quindi Ah, ah. sentirlo così mi è piaciuto molto. Cioè, più bello esca, poi, tra l'altro. Eh Cioè, sì, dobbiamo vero. essere. Cioè, adescamento. Esca, giustamente, no? Poi richiama. Ok. H5.
Sì, giustamente non ha tanti pezzi, quindi non è che può fare tanto. Tra l'altro è paradossale perché se muovesse il pedone in C6, in C5, sarebbe matto in Sì, una. è vero. Quindi paradossalmente spingendo i pedoni sul lato H sta facendo la cosa Esatto, sto giusta. facendo Cioè bene, giusto? anche tenendo la torre in A8 così fissa, sta facendo la cosa giusta, Sì, perché incredibile. qua bisogna stare attenti che può arrivare un matto con le due torri, ma bisogna sempre. Io se fossi a blur, in blur cercherei comunque di chiudere questa casa C5. Come dicevi tu, ancora meglio se ci piazziamo un cavallo là è fortissimo. Rete di Guarda, matto imparabile. io vedo sempre i bait, ovviamente come in tutte le cose, e secondo me cavallo D4, vabbè, diciamo magari con qualcuno un po' più violento ci poteva stare per provocare C5. Ah sì, Ah, come invece lui dice cambia attacco. le torri, sì. Ah, vuole proprio semplificare e vincere Ci il può finale. stare. Vabbè, giustamente toglie l'ultimo pezzo all'avversario, per cui sì, poi vince facilmente. Vediamo. Sì. Sì, adesso è abbastanza a senso unico. Blur ha dimostrato di avere il controllo totale della partita, però onore anche a Rubino, ovviamente, che si è messo in gioco, sono le prime partite, ricordiamolo, però comunque si sta Infatti. comportando bene. È giusto ricordarlo, sono d'accordo con te, Romualdo. Vediamo un attimino Vediamo un cosa po', provo a farà. sbloccare Rubino. Sì, sentiamolo. Parla. Lo Lo sapevo. sapevo. Ma so cazzi. Giustamente, giustamente. Vediamo un Cioè, Blur cosa dice. L'ultima scacco, scratch è esce lo da qua, stallo. scacco. Sta calcolando adesso torre B7, Oddio. magari. Via qua. E non c'era niente. E finisce. Sì, giustamente adesso è difficile trovare una conclusione, no? Però uno Sì. si può anche mangiare tutto il materiale così Giusto. senza Senza ritegno, che pensarci ti frega? troppo, magari, sì. Sì. Poi Vabbè, qua mandi a c'è promozione un ancora il pedone. discorso del tempo, sempre da parte di Rubino, che è re Sì. C5. Re C5, molto bene. Sì, probabilmente, diciamo, se dovessi consigliare a un principiante come approcciare questa posizione, direi cerca di farti un pedone passato, promuovi a donna e poi dai matto. Non ti mangiare tutto perché, ovviamente, se mangi tutto rischi lo stallo se non sei attento. Giusto, sono È chiaro che d'accordo. quando uno è in controllo della posizione può anche mangiarsi tutto e riuscire a vincere tranquillamente senza problemi. Però comunque ci sono delle insidie. Abbiamo visto anche prima Omiatol che non Sì. riusciva a dare matto con la donna e ha dovuto pattare, quindi, Esatto. Sì, insomma. bisogna conoscere comunque la tecnica di alcuni finali di matti, tra virgolette, elementari, no? Ma che però bisogna conoscere. Tipo matto con le due torri, re donna contro re, insomma, re Sì. torre contro re, come abbiamo visto chiudere la partita a Michelle. Sì. Quindi, sì, importante. E tra l'altro a Sì. scacchi solitamente si parte prima dai finali, prima ancora di cominciare, no? Dalle aperture, dall'inizio. Quindi questo è importante proprio farci capire che la chiusura della partita, avere questa tecnica è utile. Ok, e quasi ha fatto piazza pulita Blur. Sì, assolutamente. Secondo me, ripeto, non conviene neanche mangiarsi tutti i pedoni. Direttamente si può fare. Ecco, muove velocissimo. Si può fare Sì. G4, G5 magari, oppure il pedone H a spingerlo e basta. E Sì, provare a andare dare a matto. donna e chiuderla, sì, con torre donna magari. Ok. Ma scusa, come hai fatto a scrivere nella chat? Io neanche ti ho visto che stavi scrivendo. E sto usando nuove tecniche, Romualdo. Ma sei bravissimo, sei proprio sneaky. Sneaky, Ma una devo dire, 600 sai proprio, che incredibile. sto imparando a diventare multitasking, che non è Ah. facile, però pian piano, anche se è una caratteristica delle donne in teoria, Sì, però non è infatti sono più brave facilissimo. nel multitasking. Sì, è vero. Allora, vediamo. Che giustamente spinge i pedoni. Lui ormai ha trovato sto piano. Spinge, va a promozione. Ci ha sentito, evidentemente. Non lo so. Sì, siamo Sì, è connessi ragazzi in qualche modo e sul qua pezzo. sì, esatto, ma qua penso abbia messo il pre-move, no? Ormai il pedone è già una donna sulla sua Sì. scacchiera, chissà, sarei curiosa di vederlo, anzi, vediamo se ci riesco ragazzi, non vi Ah, no, prometto nulla. infatti. Però spiego nel frattempo Me la cos'è il faccio pre-move. vedere, Il pre-move è no? quando tu giochi la tua mossa prima che il tuo avversario la faccia. Per esempio, in questo caso sai che devi spingere il Sì. pedone e Sì, quindi ti vai. dico che la sto vedendo già pre-move, ma purtroppo il Aspetta, tempo vediamo un anche po'. qui. Ok. Che è successo? Che è successo? Allora andiamo È subito. perso per tempo.
Porco di... Dici. Apposta. Ok. Mannaggia sto tempo, mi scordo sempre. Okay. C'è anche, guarda, vabbè, se attivi però... l'audio, c'è un sensore che ti dice, tipo, c'è un suono che ti dice No, che no, sta l'ho scadendo. Visto, l'ho visto, però non sono okay. talmente concentrato sulla partita sì, che non vedo in basso, sì, può porca capitare, miseria. Come no. Vabbè, certo, ma secondo certo. me tanto ormai avevo perso. Ah, sì, perché beh, meglio dell'altra, Sì, sì, esatto, sì. Comunque sì. partita molto più combattuta, ragazzi. Io la prima volta, la seconda volta che gioco. Sì, nel esatto. Questa è proprio la tua seconda partita in assoluto. Cioè, nel senso, per quanto riguarda Rubino, già è migliorata molto rispetto alla prima. Beh, sì, infatti esatto. Io sono curioso di sapere da Rubino questa cosa. Cioè, adesso ok, hai imparato da poco a giocare a scacchi. Come ti senti in affrontare un torneo? Esatto. Cioè, ti sta piacendo giocare a scacchi? Stai scoprendo una cosa nuova? No, a me piace perché io amo... cioè comunque studiarmi tutte le mosse che potrebbe farla proprio una cosa mia, capito? Quindi a me piace vedere tutto quello che fa lui, immaginarmelo dentro di me e risponde questa cosa, però c'ho troppo poco tempo. Sì. Ma in generale, ragazzi, tu Blur, io so che tra l'altro tu sei un po' figlio d'arte, diciamo così, no? Sì. Che influenza hanno avuto diciamo, nella tua vita gli scacchi? E a parte le traversate che mi facevo con papà per andare a vedere i tornei, tipo in Trentino sempre da ragazzino, in realtà non tanto, non è che io ero più di tanto curioso di... cioè non mi sono mai avvicinato agli scacchi in generale, però Ma comunque sono tuo stato un padre te l'ha ragazzo... insegnato da piccolo, cioè fin da No, subito? no, 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 non me l'ha mai insegnato in sé lui gli scacchi. Cioè, mi sto vedendo un po' di cose io, ma al momento non... è un Magari po' soltanto complicato. visto, esatto, hai imparato anche soltanto guardando in alcune circostanze. Sì. Sì, Esatto. ci sono situazioni, mi ricordo da ragazzino che vedevo... ci fu una volta che vidi una mossa che lui non vide durante una partita. Addirittura, questi sono bei Sì. momenti, E questi sono quindi bei momenti, sei sì. Ma Contano mi padre... molto. Era fumino durante le partite a volte, quindi c'era un momento in cui gli si oscurava tutto nella mente, però Sì, sì. sì, sì. Invece Ma adesso che ti Darin. stai impegnando, no? Cioè, per questo torneo, stai scoprendo, diciamo, un'attività che ti piace, insomma, ti sta divertendo Sì, informarti a sugli me piace, a scacchi? me questa cosa di... cioè, questi giochi di logica a me sono sempre piaciuti. Il problema è che soffro di emicrania praticamente, quindi mi viene un mal di testa Certo. dopo Sì. un'oretta non riesco a inquadrare tutto bene. Però, bello, sì, Bene. Bello. Invece David, per te è stata un'esperienza completamente nuova. Qual era il tuo pensiero, diciamo, a priori, prima di avvicinarti in questo mondo? Cioè, cosa ne pensavi? No, io, vabbè, quando ero più ragazzino, comunque sono sincero, dicevo Vuoi tra dire la amici miei, verità? ma no, ma sì, ma no, scacchi, ma chissà, cioè, è uno sport a sfigati. Esatto, ma ti Te lo devo sembriamo dire. sfigati, No, David! no. No, no, sto scherzando, È giusto, è tranquillo, giusto. tranquillo. Noi apprezziamo tantissimo la sincerità, assolutamente. Vai, vai, tranquillo, infatti. No, ma c'è in realtà questa Sì, mentalità no, di no, ma pensare che... c'è molto, Sì, certo. pregiudizio. Infatti, Sì, sì, esatto. infatti lo diciamo anche noi. È un pregiudizio che, insomma, in qualche modo c'è e che appartiene un po', no? Però devo dire che anche la serie TV ha un po' smussato questa cosa. Cosa ne Sì, pensate? a me è piaciuta Tantissimo. molto e quindi poi sono andato a vedere. Poi quando Hank mi ha detto sta cosa, io pure se non so capace, però partecipo volentieri perché comunque è una cosa nuova. Vabbè, ma alla fine è giusto, è solo perché, esatto, è una cosa nuova, ma non perché assolutamente, infatti questo Esatto, stavamo dicendo infatti. prima, gli scacchi non è vero che bisogna essere persone, chissà, insomma, cioè, veramente tutti quanti possiamo imparare a giocare a scacchi, non è un pregiudizio pensare, ah, ma tu, cioè, a volte a noi capita, no, quando andiamo in giro qualcuno scopre che giochiamo a scacchi, ah, ma tu sei una persona intelligentissima, allora, ma non è assolutamente Invece così, no, cioè, siamo non persone sono collegate le normali. cose. Sì, Assolutamente. sì, sì, sì. Infatti, bene. No, Sì, no, comunque c'è stato un bel salto anche in generale tra la regina di scacchi, Sì. poi Garu che è arrivato su Ah, Twitch, sì, una è marea vero. di Anche Caro cose. su Twitch ha fatto molto, molto bene. Mamma mia, Ha sì. cambiato completamente, no? Il mondo, esatto, anche un po'... sì, tra Anche l'altro il te suo cioè, lavoro. tecnicamente anche il Covid, nel senso che Sì, col anche fatto che quello. i tornei
sono andati a fa- cioè l'hanno cominciato a fare online, te- la gente li poteva vedere su YouTube, sì, su Twitch in, generale. Prima sì, è vero, un po' la chiusura del Covid, dove tutti quanti erano a casa e non c'era tantissimo da fare. Poi la serie TV, sì, Hikaru nel frattempo su Twitch, che veramente anche con la PogChamps internazionale, no? Che ha avuto molto successo, e quindi noi siamo veramente contenti di essere riusciti ad organizzare questa PogChamps italiana e insomma, e che ci siano veramente tutti i personaggi che sono stati scelti, quindi veramente grazie ad ognuno di voi per aver partecipato, insomma. E mi raccomando, qua non è finito il torneo, perché siamo solo alla terza giornata, saremo insieme fino al 30 maggio, quindi mi raccomando. Assolutamente, non mollate. Esatto. Non mollate, notte, continuate ad allenarvi. Esatto, mi raccomando, dai, dai. David. Vabbè, ho fatto record, due sconfitte con mio padre e due sconfitte con Gianmarco. Ah, beh. Quelli belli pesanti. Ma se parte così e poi man mano si insomma, puoi solo migliorare, quindi va benissimo. Non ti preoccupare. Si impara partita dopo partita. Ieri tra l'altro, Blur, sono venuta da te quando eri live, che stavi continuando a giocare. Ah sì, ti ho visto, insomma, fare un po' di puzzle rush, un po' di anche posizioni, anche alcuni finali dove ti sei creato il pedone lontano per andare a promuovere, quindi molto molto bene, insomma, ti la vedo... soppa c'è, sì. Sì, comunque devo dire una cosa, devo dire una cosa, Blur, perché mentre smutavamo ogni tanto il tuo microfono durante la diretta, sì, mi è venuto in mente che dovessi assolutamente fare il format scacchi coatti, cioè una figata, ti metti a commentare scacchi con un paio di gente romantica, bellissimo, sì, è stupendo, è bellissimo. Sì. Non cioè, so, solo no, posso chiedere solo una cosa, ma mi sono perso, vai, un matto in due per caso all'inizio, c'era qualche strano matto che potevo dare, perché mi le prime mosse, sì, okay, non vorrei, diciamo, perché... col cambio delle donne è un po' difficile che ci sia un matto così, no? Infatti, no, forse era la partita di prima. Forse dici quella di prima? Forse quella di prima, non neanche, era... no. No, forse potevi provare a costruire qualche matto. Cioè, per esempio, ci ho provato, ma... Quando avevi le due torri in settima, ad esempio, un'idea ovviamente va un po' costruita. Non so, tipo alla ventesima mossa, immaginati la posizione che sta alla ventesima mossa, magari fare un pedone. Ma la vai a vedere, cioè non è che... Un pedone sì, di 4, io pure la sto a vedere. Un cavallo che magari arriva in C5, immagina un cavallo che arriva in C5, questa può essere una configurazione, per esempio, di matto. Con torre B7, il cavallo sostenuto qui in C5, insomma, questo potrebbe essere un'idea. Okay. Anche no, Romualdo prima diceva, se il nero provasse a spingere questo pedone, attenzione che ci potrebbe essere anche un matto pedone C5 sulla sesta, sì. Ah sì, sì. Se spingi C5 quello... c'è matto in una, sì, un bel matto. Quello no, comunque devo dire, da parte di tua, Blur, una partita veramente impeccabile, hai messo in gioco i pezzi, hai mangiato quello che dovevi mangiare, quindi sì, secondo me è proprio una partita esemplare, si può imparare tanto da questo. Da questa parte, assolutamente. Sì. Molto bene. E comunque, ragazzi, mi raccomando, dateci dentro per i prossimi match. E... Romualdo. È ancora dimmi, qualche curiosità? E secondo me durante il torneo ci verranno in mente tantissime cose, perciò direi che possiamo lasciare andare questi giovanotti. Sì, voi già sapete, ragazzi, quando avete il prossimo match. Ah, quindi Blue tornerà domani. No, io giovedì. Io domani sempre a quest'ora con Lucy Lane, tipo verso le 23 all'incirca. Ok, giovedì, perfetto. D'accordo, ragazzi. Allora mi lasciamo ad una buona serata, buona continuazione e a prestissimo. Ciao. Ciao ragazzi, buona serata. Ciao Robby. Ciao. Ciao Gemma. Ok, Romualdo, direi che possiamo passare dall'altra parte. Maria, siamo rimasti io e te, Soltanto io e te. Torneo finito, soltanto io e te, ma prima... Maria sta arrivando. Eccomi. Ah, sì, okay, prima di lasciarci, Romualdo, direi di fare un piccolo break, prima di salutare e fare un po' di spiegazioni, vabbè, raccontare un po' di tutto. Che ne pensi? Ok, Torniamo proprio un secondino, arriviamo ragazzi, subitissimo. Mi raccomando, state lì perché, insomma, non è finita qui. Diretta based, vai. Ciao, a tra poco. We'll be right back.
Eccoci, ragazzi. Allora giunge al termine un'altra serata del PogChamps Italia. Romualdo, i risultati di oggi sono i seguenti, come vediamo in grafica. Il primo match è stato vinto da Omiatol per 1,5-1,5 contro Stermi, per cui Omiatol prende i 3 punti del match altri tre punti li prende anche nel secondo match contro Ivan Grieco, che vince per 2-0, mentre l'ultimo match che abbiamo appena terminato è terminato con la vittoria appunto di Tumblr, di Blur, ai danni di David Rubino. E Romualdo, partite di domani, sì. Abbiamo ancora Omiatol che questa volta incontra Chris Fitz, quindi si aggiunge una giocatrice, esatto, ai giocatori che abbiamo già visto in questo torneo. Mm-hmm. Poi abbiamo il ritorno di Tiz che gioca con Rubino, quindi rivedremo Tiz e Rubino. Tiz, appunto, abbiamo visto, insomma, un gioco molto frizzante, quindi mm-hmm. ne vedremo delle belle. E Chris Fitz chiude di nuovo con Stermi. Quindi... Esattamente. Tra l'altro domani fa il suo esordio Chris Fitz, ma c'è ancora un'altra giocatrice che deve fare il suo esordio, no? Credo sia Lucilla Gigli, anche lei. Sì, quindi, sì. Insomma, mancano ancora due donne che non abbiamo ancora visto giocare. E bene. E ricordiamo che senza donne non si gioca a scacchi. Giusto. Si può anche, insomma, la partita, però, insomma, sono importanti. L'inizio. Esatto. No, come l'inizio. Tutti i pezzi, però. È giusto, sì, no, era giusto per fare la battuta, sì, volevo sì, chiudere sì, in bellezza, drop in bellezza, the mic, okay. Vabbè. In maniera based, diciamo così. Ok. Beh, esatto. Vabbè. Ok, ragazzi. Quindi. Noi ci vediamo domani. Appuntamento a domani. Domani ci sarà sempre Romualdo in compagnia di Alessia Santeramo e insomma ci saranno anche degli ospiti molto molto sì. interessanti. Che forse il ritorno della parrucca, un sacco di cose. Ma sì, come sì. Romualdo, la parrucca solo con me non te la metti? Ma com'è sta storia? Ma così, esatto, così... non l'ho sentita calda, ora vediamo questa cosa. Ah, non l'hai sentita calda, vabbè. Non l'ho sentita vabbè. Abbastanza calda, la prossima... ho fatto anche le emote, quindi... Okay. Tra l'altro, vabbè, vedevo che spammavano per avere un match. Uh-huh. Per questa cosa magari possiamo anche rimandare i nostri canali sì, e facciamo questo sell out Romualdo, in chiusura. Fai punto esclamativo coach. Ragazzi, punto esclamativo coach per seguire tutti i coach di chess.com che in questo momento si stanno impegnando nel preparare questi talentuosi giocatori e proviamoci. Ok. Dai. Vi aspettiamo, insomma, comunque domani. E Romualdo, buona serata, buonanotte, un saluto a tutti e buona continuazione perché adesso facciamo un bel ride, no? Esatto, ragazzi, non andate via perché non facciamo... Non andate via e vediamo un po' a chi facciamo il ride. Provate ad indovinare nel frattempo. Romualdo, io ti saluto e a prestissimo. Ciao a tutti ragazzi! Un saluto a te, un saluto alla chat, buonasera ragazzi, ci vediamo domani, ore 21, quarta giornata. E dai, bye super bye. Based domani. Ciao! Ciao!
3, 2, 1. Let's go.